Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questa giornata particolare, a questa celebrazione della Giornata Nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, una giornata voluta dal Dipartimento per le politiche della famiglia e la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Il primo saluto va alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi che sono protagonisti di questa giornata, una giornata dove la politica, ma non solo, si mette in gioco, la società civile, le associazioni, tutta la comunità educante per ragionare insieme sulle sfide della pandemia per l'infanzia e l'adolescenza. Un evento che per sua natura è un evento strano, figlio di questi tempi, tutto in remoto, siamo a distanza. Io ho chiesto ospitalità al mio comune di Pieve di Cento, sono nella sala consiliare e pensando proprio a questa giornata dove le tecnologie ci tengono vicini. Vorrei iniziare citando proprio Alberto Manzi, maestro televisivo. Pochi giorni fa si sono celebrati i 60 anni dalla sua prima trasmissione, ma Alberto Manzi non era solo un maestro televisivo, era un pedagogista, era uno scrittore, era un maestro. E nel ripensare alla carta dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza aveva portato avanti nuovi diritti, tra i quali c'era il diritto ad usufruire della tecnologia, che oggi chiamerebbe il diritto al digitale, di cui tutti noi ne stiamo usufruendo in questo momento ed è sicuramente una delle sfide che gli stessi ragazzi e le stesse ragazze ci chiederanno, credo, in questa giornata. Iniziamo con un video molto bello, dove si parla di infanzia, si parla di adolescenza e ovviamente di diritti. Dove ci sono bambini e ragazzi, ci sono i loro diritti, promossi e difesi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Convenzione tutela tutti i bambini e ragazzi, a prescindere dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, o da ogni altra circostanza. 54 articoli che definiscono i diritti dei bambini e dei ragazzi e i doveri delle comunità che se ne prendono cura. La Convenzione afferma che ogni bambino, quando nasce, ha diritto ad avere un nome, una cittadinanza, a conoscere i suoi genitori e a essere educato da loro. I servizi per l'infanzia sostengono le famiglie nelle loro funzioni genitoriali. La Convenzione riconosce il diritto al riposo, ma anche al tempo libero e a tutte quelle attività fondamentali che consentono il miglior sviluppo possibile a livello fisico, mentale, spirituale, morale e sociale per ogni bambino e ragazzo. La Convenzione tutela i diritti dei bambini e ragazzi più fragili, come quelli con disabilità mentali o fisiche, che devono poter condurre una vita piena, essere rispettati nella loro dignità, essere favoriti nella loro autonomia e partecipazione alla vita delle nostre comunità. La Convenzione favorisce una partecipazione attiva alla vita culturale e artistica e incoraggia l'organizzazione di attività ricreative, formative ed educative capaci di avvicinare i bambini e i ragazzi all'arte e alla cultura in tutte le sue forme. La Convenzione garantisce il diritto all'istruzione, all'insegnamento primario, secondario e superiore obbligatorio e gratuito per tutti. Abbiamo il dovere di promuovere la regolarità della frequenza scolastica e contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico. La Convenzione ci impegna a promuovere la cultura del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascun bambino e ragazzo, le loro identità e le loro culture, i valori nazionali del paese nel quale vivono, le civiltà diverse dalla loro e l'ambiente naturale del territorio dove crescono. La Convenzione ci chiede di educare i bambini e i ragazzi al senso della vita in una società libera, allo spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza e di amicizia tra tutti i popoli del mondo. Giornata nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dove ci sono bambini e ragazzi, ci sono i loro diritti. Dove ci sono bambini e ragazzi, ci sono i loro diritti. Questo sarà il sottotraccia che accompagnerà
tutta questa giornata. Abbiamo visto questo bel video realizzato dall'Istituto degli Innocenti di Firenze, col quale appunto siamo entrati in argomento, no? Abbiamo toccato anche il calore, la parte anche emotiva di questi diritti. Apriamo però con i saluti istituzionali, abbiamo detto che è un evento particolare e anche il primo saluto è un intervento di portata straordinaria, una iniziativa inedita che abbiamo il privilegio di poter ospitare proprio qui oggi, perché per la prima volta nella storia delle istituzioni repubblicane i due presidenti delle Camere parleranno insieme dalla sala della Costituzione di Palazzo Giustiniani in un videomessaggio congiunto, in una scelta forte proprio in questa occasione, in questo convegno, per lanciare gli appelli sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Un momento storico che siamo davvero lieti ed emozionati di poter vivere in prima persona e vi ringraziamo. Lascio quindi la parola al Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e al Presidente della Camera, Roberto Fico. Un saluto caloroso a tutti voi, do il benvenuto al Presidente Fico in questa sala prestigiosa che è la sala dove è stata firmata la Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Grazie e sono contento di poter fare oggi questa iniziativa insieme a lei, perché io credo che le istituzioni su temi importanti, ma in generale sempre in un momento poi così difficile, debbano viaggiare insieme. Quindi fare le cose insieme è importantissimo, quindi grazie. Quest'anno la giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza assume un significato ancora più importante. La pandemia, che ha colpito milioni di persone nel mondo, provocando morte e disagi, rischia di lasciare segni pesanti anche nel nostro futuro. E non soltanto per la salute e l'economia, ma anche sul piano sociale e antropologico. Domani, sui libri, i bambini e gli adolescenti che stanno vivendo questo tempo difficile e incerto sono destinati ad essere ricordati come la generazione Covid, la generazione dell'infanzia e dell'adolescenza chiusa dietro una porta. I ragazzi cresciuti nella solitudine, nell'isolamento, i figli di internet che hanno dovuto rinunciare alla socialità e ai rapporti umani per sostituirli con la tecnologia e la realtà virtuale. Oggi spetta alle istituzioni riflettere sulle strategie e sui rimedi possibili. Penso alla scuola, all'esigenza di investire realmente sulla didattica in presenza, rafforzando le misure di sicurezza e i controlli. Penso all'esigenza di sostenere le famiglie con servizi di supporto, soprattutto a favore dei bambini con disabilità, i più fragili tra i fragili. Con l'isolamento rischiano di aumentare i casi di cyberbullismo. Con sport, cultura e socialità di intermittenza bisogna affiancare i genitori nell'inventare nuove attività ricreative ed educative, Covid sostenibili, in presenza e a distanza. E poi, non possiamo abbassare la guardia sulla violenza domestica. A tutti loro, vulnerabili e spesso invisibili, abbiamo il dovere di dare voce e fiducia, attuando la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ai bambini poveri, ai disagiati, agli ultimi, a tutte le piccole vittime dell'infanzia negata, a tutti loro dobbiamo ridare la speranza. È necessario, infine, che in questa giornata le istituzioni ricordino che bisogna essere al fianco di tutti coloro che operano per garantire la protezione e il benessere delle generazioni più giovani. Ringrazio il Presidente Ronzulli e il Ministro Bonetti per aver promosso questa occasione di confronto. Sono certa che la Commissione per l'infanzia e l'adolescenza e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia insieme sapranno trasformare le sfide dell'oggi in reali prospettive di crescita per i nostri figli e i nostri ragazzi. Concludendo, permettetemi di citare due persone in particolare:
La prima è Carla Garlatti, il magistrato al quale, assieme al presidente Fico, abbiamo scelto di affidare il delicato ruolo di garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Una figura di alta competenza, di alta professionalità, che ne siamo certi saprà portare avanti con esperienza, capacità e sensibilità tutte le battaglie necessarie per difendere e sostenere i nostri ragazzi. E poi vorrei ricordare il presidente dell'UNICEF Italia, Francesco Samengo, che non c'è più. Un uomo che ha dedicato buona parte della sua vita per aiutare a costruire un mondo a misura di bambino. Ci lascia un esempio da seguire e una esortazione che oggi voglio qui ricordare. Dobbiamo costruire una cultura dei diritti umani dei più piccoli, non solo in termini di promozione e protezione, ma anche di ascolto e protagonismo delle loro voci. Ed ora sono lieta di dare la parola al presidente Fico. È un piacere essere qui al fianco del presidente Casellati per questo messaggio in occasione della giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ringrazio la presidente Ronzulli per l'organizzazione di questo momento di confronto su un tema più che mai importante. L'impatto della pandemia sui diritti dei più piccoli in tutto il mondo è infatti preoccupante, in particolare per i minori che vivono in contesti di disagio economico e sociale. Il rischio è l'acuirsi delle diseguaglianze. Deve essere quindi un impegno primario delle politiche e delle istituzioni assicurare che anche nella difficile fase che stiamo vivendo non siano messi a repentaglio i principi garantiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite. A questo proposito mi unisco alle parole del presidente Casellati per augurare buon lavoro alla nuova garante per l'infanzia e per l'adolescenza Carla Garlatti. La sua esperienza e la sua competenza saranno preziose in un momento delicato come questo. Occorre assicurare a tutti i bambini e adolescenti l'opportunità di vivere la loro età serenamente tra studio, formazione, gioco, confronto con i propri coetanei. L'opportunità di poter costruire il proprio futuro. Per troppo tempo le istituzioni, non soltanto nel nostro paese, ma a livello globale, non hanno dato spazio adeguato alle istanze dei giovani. Nelle scelte pubbliche sono quasi sempre prevalsi gli interessi immediati e le rivendicazioni delle generazioni di età più avanzata. Si è imposta così una visione a breve e medio termine, volta ad ottenere tutto e subito. Sono state ignorate a lungo le conseguenze delle politiche, dei comportamenti e degli stili di vita sulle generazioni future. Il principio di solidarietà fra generazioni deve essere invece un principio guida delle nostre azioni, come adulti, come politica, come istituzioni. Per fare questo dobbiamo ricordare quotidianamente che ogni scelta che prendiamo oggi, a cominciare da quelle sulla scuola, ha un impatto sui più piccoli. Condiziona irrimediabilmente il loro futuro come quello del paese intero. Anche per questo, come Camera dei Deputati, in collaborazione con il Senato e il Ministero dell'Istruzione, abbiamo voluto rilanciare quest'anno i progetti dedicati ai giovani e ai valori costituzionali. Le politiche da un lato, le iniziative istituzionali dall'altro, sono due fronti di un ampio impegno che non deve conoscere colori. L'Italia ha estremo bisogno dei giovani, del loro entusiasmo, della loro capacità di guardare le cose in modo originale, della loro sensibilità su certi temi. Pensa a quello sull'ambiente, per esempio. Dobbiamo poter arricchire la società con il loro contributo. Non resta quindi che augurarvi buon lavoro. Un buon lavoro di cuore a tutti voi. Ringraziamo il presidente Casellati e il presidente Fico per questo video messaggio, per questo augurio e per le sfide che ci hanno rilanciato. Ed è un piacere adesso potervi presentare invece Licia Ronzulli, presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi. Una giornata importante, no?
È una giornata importantissima davvero, quindi intanto ringrazio il signor Ministro, le autorità che ci stanno seguendo, tutti i signori, che stanno appunto seguendo questa giornata, i ragazzi e le ragazze e tutti appunto voi che ci seguite, ed è con grande piacere che quest'anno prendo parte alle annuali celebrazioni della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e quest'anno, e di questo ringrazio tantissimo il ministro Bonetti, in ossequio proprio alla legge istitutiva della commissione bicamerale per l'infanzia, le modalità di svolgimento della giornata italiana sono state determinate dal governo in piena intesa con la commissione che mi onoro di presiedere. Mi sia poi consentito un doppio ringraziamento ai presidenti di Camera e di Senato, non solo per la loro partecipazione a questo evento, ma anche e soprattutto perché lo scorso venerdì hanno appunto designato Carla Garlatti come nuovo garante per l'infanzia e l'adolescenza. Li ringrazio di questo a nome non solo della Commissione, ma anche a nome di tutto il mondo dell'infanzia. Questa carica era vacante da oltre 6 mesi e considerata anche la delicata situazione nella quale ci troviamo a vivere, l'assenza del garante nazionale chiamato a tutelare i diritti dei più piccoli si è fatta proprio sentire, devo dire. E quindi i nostri migliori auguri vanno quindi alla dottoressa Garlatti, che come commissione ci ripromettiamo non appena possibile di ascoltare, quindi di invitarla per poter avviare una proficua attività di dialogo e di collaborazione. Mi unisco anch'io, come ha ricordato la Presidente Casellati, a un ricordo, un saluto virtuale. Penso che comunque ci starà seguendo anche da lassù. Ovviamente mi riferisco al dottor Samengo, ci manca, ci mancherà, soprattutto per l'aiuto, per il supporto che ha sempre dato, anche non solo in questa giornata, ma sempre, ogni giorno con il suo lavoro, a tutti i bambini. L'anno che si sta per concludere sarà senza dubbio ricordato come l'anno della pandemia da Covid-19, un'esperienza traumatica e inaspettata. Non si poteva quindi, nella scelta del tema della celebrazione di quest'anno, ignorare questo argomento. Sull'impatto che la crisi epidemiologica ha avuto anche sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza nei scorsi mesi si è molto detto, se ne è molto parlato. Se da un lato è vero che il Covid ha, almeno sul piano strettamente medico, colpito in modo grave e solo in modo limitato però ai più piccoli, dall'altro è innegabile che la pandemia ha cambiato la vita dei bambini e soprattutto poi quella degli adolescenti. Non si può ignorare il trauma legato alla chiusura delle scuole, come diceva il presidente Fico, e alla limitazione della libertà di movimento. Grave è stata la perdita sul piano strettamente didattico, perché è evidente che la didattica a distanza ha accentuato sempre di più un divario culturale già esistente, portando ad avere studenti di serie A e studenti di serie B. Una povertà educativa destinata peraltro ad accentuarsi ulteriormente a causa della crisi economica, che è aggravata appunto dall'economia di questo periodo, sta impoverendo ulteriormente le famiglie. Altrettanto grave è stata la perdita sul piano umano e della socialità, come dicevo prima, perché la scuola non è soltanto spiegazioni, interrogazioni, informazione, ma la scuola è un rapporto, è una relazione fra compagni e docenti, è confronto, è amicizia, è complicità. Di tutto questo, per tanti mesi, i nostri bambini e gli adolescenti sono stati privati. L'epidemia ci ha poi costretti a riscrivere anche le norme di comportamento, quindi a ridisegnare i rapporti personali che soprattutto anche a livello familiare, pensate appunto agli abbracci. Dove la vita familiare era già critica, purtroppo la situazione è precipitata, perché le limitazioni hanno costretto in casa per intere giornate le famiglie, accentuando laddove già c'erano litigi e tensioni, e purtroppo è stato anche constatato anche violenze. Nel documento conclusivo della lunga indagine conoscitiva sul fenomeno della violenza tra
e ai danni dei minori che la Commissione ha svolto nel corso dell'anno e che si è conclusa proprio ieri con l'approvazione del documento conclusivo. Ve lo faccio vedere in anteprima perché l'abbiamo stampata proprio ieri sera, ancora non so se si vede, eccolo. Abbiamo stampato ieri, subito dopo l'approvazione, è davvero fresco di stampa e sono molto felice di questo lavoro fatto da tutta la Commissione. E poi anche con appunto la votazione all'unanimità dimostra, come diceva appunto il presidente Fico, che i bambini non hanno colore politico, non devono avere colore politico. E insomma, noi in Commissione cerchiamo di lavorare sempre con questo faro che ci deve guidare. Dicevo, questa è un'indagine conoscitiva, si chiama Piccoli Mondi Violati ed è riservata proprio al tema dell'impatto della crisi epidemiologica sulla violenza. Da un lato, infatti, la permanenza forzata nelle case, nei nuclei familiari, ha determinato un incremento della violenza domestica, lasciando molti bambini bloccati in casa alla mercé di soggetti abusanti sempre più frustrati. Situazione aggravata ovviamente, come dicevo, dall'impatto del lockdown sui servizi di protezione e sull'operatività degli assistenti sociali, che ha fatto sì che i bambini non avessero risorse a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Vittime, quindi, delle vittime sono stati proprio anche i bambini con disabilità, quindi più fragili e più indifesi dei bambini stessi, che come non mai hanno vissuto sulla loro pelle la duplice violenza di subire maltrattamenti e di non poterli denunciare. Dall'altro lato poi il maggior uso di strumenti informatici e telematici e l'aumento dei periodi di permanenza in rete, spesso lontani dal controllo genitoriale, che in molti casi appunto i genitori erano impegnati nello smart working, hanno favorito l'emersione di nuovi rischi per la sicurezza dei minori. Quindi oltre ad un aumento dei tradizionali cybercrime, si sono affacciati sullo scenario virtuale nuovi percorsi di fenomeni criminogeni. Mi riferisco ovviamente, non so se qualcuno ne ha sentito parlare, ai baby gang virtuali, mi riferisco per esempio al Fight Club o allo scambio di materiale di indubbia ferocia su abusi sessuali, oltre che alle varie challenge anche molto violente, e purtroppo la cronaca ci ha restituito pochi mesi fa, a settembre, il suicidio di un bambino proprio a seguito a Napoli, proprio a seguito di una challenge, quindi di una sfida virtuale in rete. Il tema dell'evento di oggi però ci impone qualcosa di più della mera presa d'atto delle tante conseguenze negative sulla vita dei bambini e degli adolescenti a seguito del Covid. Tutte le criticità, ma anche tutti gli aspetti positivi legati all'emergenza epidemiologica non devono essere dimenticati e conservati nella scatola dei ricordi, ma bisogna farne tesoro e utilizzarli per il futuro. Non è più sufficiente analizzare le conseguenze negative del Covid, ma è necessario chiedersi quali stimoli e insegnamenti appunto possiamo trarre da questo tsunami sanitario per ripensare il nostro sistema, anche al fine di dare piena attuazione di quei diritti. Abbiamo visto in apertura il video che ormai 30 anni fa sono stati sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ecco perché parliamo di sfide della pandemia. Dobbiamo riflettere guardando al futuro, non solo dando conto di quanto è già stato fatto, nel bene o nel male, ma dobbiamo chiederci che cosa si possa fare ancora per dare una piena attuazione ai diritti sanciti nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dell'89. Dobbiamo impegnarci come istituzioni ad assicurare ai ragazzi il futuro che vogliono, ai voi ragazzi che ci state guardando, quindi il futuro che volete, come correttamente ci ricorda il progetto dell'UNICEF, che oggi venite qui a presentarci. La Convenzione ONU dell'89 riconosce ad ogni bambino il diritto a una famiglia e quindi nostro compito sostenere con politiche attive le famiglie, soprattutto in questo momento in cui la crisi economica, acuita appunto dall'emergenza epidemiologica, sta impoverendo molti nuclei familiari.
Vorrei solo accennare ad un altro grave problema, che anche questo è destinato ad aggravarsi a causa della pandemia, la denatalità. Stiamo rischiando infatti l'assoluto tracollo demografico. Occorre quindi aiutare le famiglie, l'ho detto già in altre in più di un'occasione, ma lo ribadisco anche oggi, non è più procrastinabile un investimento serio sulle politiche per la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza. Occorre un vero e proprio welfare per l'infanzia, perché alle famiglie va garantito un sistema di misure certe, organiche e adeguatamente finanziate. Da questo punto di vista ritengo che il disegno di legge recante la delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso appunto l'istituzione dell'assegno unico universale, già approvato peraltro da un ramo del Parlamento e attualmente all'esame in Senato, sia un importante passo. Personalmente ci sono due aspetti che mi rammaricano, in primo luogo il fatto che non sia stata scelta la strada di una legge ordinaria, ma si sia invece optato per una legge delega. Ricorrendo alla legge ordinaria, infatti, le misure che condivido della proposta di legge, peraltro, sarebbero state direttamente e immediatamente operative senza la necessità di attendere i decreti di attuazione. In secondo luogo, mi dispiace che l'istituzione dell'assegno unico sia stata separata da altre misure di sostegno alle famiglie che sono confluite nel cosiddetto Family Act. Questa seconda maxi delega, che infatti ha iniziato a fine luglio su iter dell'esame alla Camera, reca numerosi interventi per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Penso alle misure a sostegno dell'occupazione femminile, al riconoscimento di benefici fiscali e ad agevolazioni per le spese sostenute per la crescita, per il mantenimento e per l'educazione dei figli. Penso alle misure organizzative di comunicazione, di semplificazione che favoriscono l'accesso delle famiglie ai servizi offerti e all'individuazione degli stessi. Ancora, la Convenzione riconosce a tutti i bambini il diritto all'istruzione e qui appunto il Covid può rappresentare, chiamiamola anche un'opportunità dal punto di vista didattico, perché l'avvento della DAD è stato sicuramente un evento traumatico e inaspettato. Non tutto il mondo della scuola era pronto per questo passaggio dal reale al virtuale. La DAD, a mio avviso, non è stata, diciamo così, democratica, proprio perché non tutti avevano accesso alla rete, non tutti avevano i device per potersi connettere e quindi abbiamo consegnato, diciamo, una cartina a macchia di leopardo della DAD sul nostro paese, che, come dicevo in apertura, ha accentuato il divario fra scuole e alunni, creando appunto studenti di serie A e di serie B, e quindi in generale però va ricordato che la DAD non può sostituire la didattica in presenza, soprattutto per i più piccoli. Però appunto, se abbiamo visto il fallimento, in particolare in alcune zone del paese, della didattica a distanza, diciamo che per guardare appunto sempre il lato positivo, deve essere uno stimolo, per esempio, per investire in innovazione tecnologica nel nostro paese, proprio per non farci trovare impreparati più avanti. Sempre la Convenzione dell'articolo 24 riconosce poi il diritto alla salute del minore. E proprio con riguardo al diritto alla salute, la pandemia ha posto in luce alcune criticità del sistema nel suo complesso. Se è vero che il coronavirus sembra colpire meno i bambini e i rischi per la loro salute, però non mancano rischi psicologici prima di tutto. Si è parlato, secondo me correttamente, di disturbi post-traumatici. Oggi come non mai è importante sostenere psicologicamente i bambini e gli adolescenti. Il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, con l'obiettivo di fornire un supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e ai disagi
appunto derivanti dall'emergenza Covid-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l'insorgere di forme di disagio, di malessere psicofisico. È utile, sicuramente tutto questo è utile, ma occorre andare fino in fondo. Quindi come? Istituendo, noi lo diciamo da sempre, devo dire la Commissione anche da questo punto di vista, ne abbiamo parlato anche ieri durante le dichiarazioni di voto dell'indagine conoscitiva, da questo punto di vista è allineata. Noi chiediamo da sempre appunto l'istituzione, diciamo, della figura di uno psicologo scolastico, una figura utile non solo in tempi di emergenza, ma utile sempre, proprio per riconoscere immediatamente quelli che potrebbero essere i primi segni o sintomi di disagio che poi, come sappiamo, possono sfociare con diverse reazioni, dalla semplice rabbia, dall'isolamento, ma anche appunto con la violenza. E come accennavo, la pandemia ha penalizzato il diritto alle cure di molti bambini affetti da patologie non riconducibili al Covid-19. Da questo punto di vista ritengo che anche in prospettiva possa essere utile potenziare la sanità pediatrica domiciliare in modo che sia la terapia ad andare a casa dei più piccoli e non viceversa. Penso per esempio a patologie magari non gravissime ma invalidanti come il diabete mellito e poi penso però purtroppo a malattie più traumatiche come i piccoli pazienti oncologici che magari durante appunto la pandemia hanno dovuto sospendere le cure perché gli ospedali non solo erano saturi ma appunto non riuscivano a fornire i servizi adeguati. Avviandomi appunto a concludere, vorrei soffermarmi sull'articolo 33 che impone agli Stati membri di adottare ogni adeguata misura per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze appunto psicotrope. Ritengo che della lettera della Convenzione debba essere data una lettura anche evolutiva delle dipendenze. Ci sono le dipendenze patologiche pericolose per i minori che non sono solo quelle legate all'uso di droghe, ma anche a quella di natura comportamentale. Penso per esempio al disturbo da gioco d'azzardo, alle dipendenze tecnologiche che in alcuni casi si rivelano letali, come dicevo prima. Anche su questo tema la Commissione ha ritenuto necessario un approfondimento e abbiamo infatti deliberato un'indagine conoscitiva ad hoc che inizierà proprio settimana prossima. La maggiore diffusione della rete, che come tutti sappiamo è un processo ormai irreversibile, rende ormai improcrastinabile un intervento. Bisogna puntare sulla formazione, sull'educazione ed un corretto uso della rete. Come dico sempre, non è che ai ragazzi neopatentati, cioè o non si dà la patente o si dà in mano una Ferrari. Questo purtroppo con la rete avviene. Noi stiamo dando ai nostri ragazzi una Ferrari senza patente, stiamo regalando uno yacht senza avere, dandogli la possibilità di guidarlo senza avere una patente nautica, magari in mare aperto e magari con una tempesta in corso. Quindi è vero che è un processo irreversibile, è vero che la rete offre tantissime opportunità, ma bisogna stare molto attenti ai pericoli che si nascondono dietro la rete, perché abbiamo il dovere di attrezzare i nostri ragazzi a percorrere quelle strade anche buie e sconosciute, ma con la capacità di poterle evidentemente percorrere. Non voglio sottrarre altro tempo agli altri oratori e consentitemi di concludere il mio intervento ricordando due passaggi del discorso annunciato dalla celebre autrice di Pipi Calze Lunghe nel 78 in occasione appunto del premio per la pace dei librai tedeschi. La frase era: io penso che si debba partire dal basso, dai bambini. Anche il carattere dei futuri statisti e politici viene plasmato prima che compiano 5 anni. E credo che in questo momento debba valere per tutti noi che come istituzioni siamo a vario titolo chiamati a dare attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Grazie.
Grazie Alicia Ronzulli per i tanti stimoli, le tante sollecitazioni, per aver citato Pippi Calzelunga. Anche, che, insomma, anche sì, essere un po' leggeri anche nelle citazioni a volte, si ricordano di più. Assolutamente. Facciamo nostre tutte queste sfide e ora le rilanciamo ai prossimi ospiti, iniziano gli interventi appunto per approfondire anche i contenuti di questa giornata. Iniziamo con un video messaggio molto prestigioso, è di Luis Ernesto Pedernera Reina, che è presidente del Comitato per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite. Anche lui ha voluto essere con noi oggi. Buenos días. Un saludo desde Montevideo, Uruguay. Agradezco al Departamento de Políticas de la Familia, al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, en especial a la Comisión Parlamentaria por la Infancia y la Adolescencia, por esta invitación y poder estar mediante esta grabación en la actividad que ustedes están realizando en este momento. Es un honor como presidente del comité acercarles un saludo. En este momento la convención celebra 31 años de existencia. Ustedes saben, es el Tratado de Derechos Humanos más ratificado en la historia de Naciones Unidas, lo que lo hace ser un instrumento casi universal. Un único Estado a la fecha no es parte. Ese nivel de ratificaciones que tiene la Convención es un indicador de lo que la Convención significó en 1989 para la comunidad internacional, acercar los derechos humanos a todas las niñas, los niños y los adolescentes. Celebramos 31 años de existencia del tratado con un desafío importante. El COVID-19 este año ha impactado duramente en nuestras sociedades. Si bien las evidencias científicas hasta la fecha indican de que la enfermedad COVID-19 no impacta de la misma forma a los niños que a los adultos, lo que sí hemos aprendido en estos meses es que las decisiones que se han tomado para atender la pandemia han tenido una profunda marca en la vida de los niños y de las niñas. Y eso nos tiene que llamar a la reflexión y a la atención. Los niños están siendo particularmente afectados por los efectos colaterales de la pandemia. La pobreza y la indigencia en niños está creciendo en números exponenciales. Las muertes de niños menores de 6 años por causas evitables en el mundo, según nos advierte UNICEF, van a estar en el número de 6.000 niños por día. El cierre de las escuelas, que comprendió cerca de 188 estados, eso significa el 92% de la población mundial en edad de escolarizar, nos está mostrando las brechas digitales, porque lo online, a pesar de haber sido una buena herramienta para suplir la falta de presencialidad, nos está indicando profundas desigualdades. El secretario general de Naciones Unidas ha llamado a esta situación educativa, efecto de la pandemia, como de desastre generacional. También los niños han sido afectados por la violencia doméstica. La salud mental de los niños es una cuestión a atender particularmente. El confinamiento, las cuarentenas han provocado en los niños angustia, estrés, desesperación. Hay intentos de suicidio. La exposición largas horas a los monitores ha generado otro tipo de problemas, como por ejemplo
el sedentarismo, los problemas de alimentación, los problemas de sueño, han alterado la rutina cotidiana. Y para eso se necesita pensar todo el proceso para dar respuestas a los problemas que están viviendo niños, niñas y adolescentes en el mundo a partir de este hecho de la pandemia de COVID-19. Nosotros hemos, hace poco, relativamente poco, terminado el diálogo con el Estado italiano. Creo que ahí encuentran una buena guía para ver los pasos necesarios para avanzar en la promoción y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Les hago un llamado de atención, les pido encarecidamente que se preste atención a los grupos más vulnerables, aquellos a los que más difícilmente les lleguen las respuestas. En particular, los niños migrantes, los niños con discapacidad, las niñas, los niños que viven en el campo, por decir algunos, pero ellos también deben ser prioridad en la atención. Tenemos un enorme desafío como sociedad y ese desafío tiene que ser hecho en conjunto con los niños. Y una de las grandes cosas que ha faltado en este tiempo ha sido la posibilidad de informar a los niños con información adaptada y adecuada a su edad, pero también, después de eso, conocer su opinión, saber cuáles son sus temores, cómo están viviendo este momento histórico que como humanidad estamos viviendo y cuáles son sus ideas, sus propuestas. Creo que necesitamos de su voz. Nuestros estados necesitan fortalecer la escucha a los niños. Es una voz nueva, es una voz necesaria. Necesitamos en todos los procesos sociales avanzar de la mano con los niños. Y esa es mi invitación hoy a que el Estado italiano, a las autoridades que están presentes aquí hoy, reforzar el compromiso para que el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño sea una realidad en nuestros países. El derecho a ser escuchado y a que su opinión se tome en cuenta es fundamental para los pasos para salir de esta pandemia. Les deseo una excelente jornada. Las puertas del comité están abiertas y ojalá pronto podamos volver a encontrarnos para poder avanzar en sociedades más respetuosas con los niños en el centro de sus políticas. Muchas gracias, muy buena jornada. Promuovere e proteggere i diritti dei bambini, dell'infanzia, dei ragazzi, questo è l'invito di Pedernera Reina, dare voce ai più piccoli, questa voce nuova, questa voce necessaria, come l'ha definita, e poi l'attenzione alle fasce più fragili che appunto la pandemia ha colpito e sta colpendo. Ed è forse questo il cuore del lavoro del gruppo di lavoro infanzia e Covid-19. Diamo il benvenuto alla professoressa Chiara Saraceno, che è appunto coordinatrice del gruppo stesso. Buongiorno professoressa. Buongiorno, grazie. Grazie per essere con noi. Grazie. Ormai, come dire, mi sembra che ci sia un consenso generale sull'impatto negativo della pandemia sui bambini e i ragazzi, per cui non ripeto ciò che è stato detto, direi che l'aspetto positivo di questo incontro è il consenso così generalizzato. La domanda è il che fare. Mi limito a dare alcuni dati del contesto italiano su cui questo impatto negativo è avvenuto. È avvenuto a livello educativo e degli apprendimenti, nei processi di autonomizzazione e di individualizzazione che riguardano anche i bambini più piccoli, di cui spesso noi ci dimentichiamo perché pensiamo che abbiano bisogno di meno cose, mentre invece è così importante. E ha prodotto un aumento della povertà materiale,
in un contesto italiano in cui avevamo già 1.200.000 bambini minorenni in età in povertà assoluta, quindi l'Italia aveva già un tasso di povertà per le persone minorenni altissimo, molto più alto che tra gli adulti, ha prodotto un aumento dell'età, povertà educativa in una situazione italiana già molto grave, nel senso che i dati sia PISA dei confronti internazionali che sia quelli invalsi per quanto riguarda test soltanto fatti in Italia, emerge un dato drammatico per cui in Italia la percentuale di quindicenni che non raggiunge le competenze minime per la propria età in matematica, nel ragionamento logico, nella comprensione della lettura, sono molto più alte della media dei paesi OCSE, ma sono questa, come dire, mancanza, questa incompetenza distribuita in modo inversamente proporzionale al reddito delle famiglie e anche in parte a livello territoriale. E questo significa che i bambini, i ragazzi che crescono in condizioni di svantaggio materiale hanno meno risorse, incontrano, intercettano meno risorse per sviluppare appieno le proprie capacità, e quindi una questione di equità, di giustizia innanzitutto nei loro confronti. Abbiamo anche tassi di evasione scolastica, elusione scolastica o di abbandono precoce dell'istruzione, di nuovo molto più alto della media sia OCSE che europea. Questo era il contesto di partenza. Quello che è avvenuto col lockdown, ma che sta avvenendo ancora oggi, è questo che è drammatico, ancora più drammatico, ha aumentato questi, perché ha impattato su una situazione già fragile, già molto problematica, e ha aumentato ulteriormente gli svantaggi, perché come è stato ricordato la digitalizzazione non riguarda tutti, ma anche lo stare a casa ha significato cose diverse, perché il 41% dei bambini e ragazzi, dei minori di 18 anni, vive in Italia in condizioni di sovraffollamento abitativo. Questo cosa voleva dire? Ha voluto dire non avere un posto dove studiare, non poter studiare con calma, eccetera. Oggi che si prendono decisioni per stare a casa in didattica a distanza dalla seconda media in poi, non ci si rende conto di che cosa vuol dire per bambini e ragazzi che non solo non sempre hanno gli strumenti e le competenze, ma non hanno l'ambiente adatto, non hanno un intorno familiare che li possa sostenere e motivare, per cui il rischio è che stiamo perdendo una fetta importante delle giovani generazioni, creando un'ingiustizia molto, molto grande nei loro confronti. Il gruppo che ho avuto l'onore e il piacere di coordinare aveva messo a punto quattro priorità più due trasversali delle cose da fare nell'immediato e nel medio-lungo periodo. Innanzitutto occorre investire molto di più nella scuola e nelle infrastrutture materiali e umane educative, e sottolineo certamente molto nella scuola, ma intanto pensando la scuola come qualcosa che inizia già dalla primissima infanzia, quindi senza trascurare, come ancora troppo spesso si fa, la fascia 0-3, che invece sappiamo essere quella in cui le disuguaglianze si cristallizzano e sono difficili poi da recuperare. Non si tratta solo di infrastrutture, ma si tratta appunto di creare ambienti educativi complessi e integrati che sostengano la crescita e lo sviluppo delle capacità di tutti, e in particolare dei più svantaggiati, proprio perché intercettano meno risorse di quelli che sono in condizioni migliori.
occorre anche garantire una continuità educativa in condizioni di emergenza, ed è questo il problema che stiamo affrontando oggi, in cui anche quando va bene la scuola è molto intermittente per, tra quarantene, e isolamenti temporanei, fiduciari, eccetera, e tanto più con il passaggio per ormai larghe fette della popolazione scolastica in didattica a distanza. E quindi occorre creare attorno a questi ragazzi, anche con luoghi di prossimità, una comunità educativa che li sostenga insieme e oltre la scuola, e sostegno ai diritti in chi è in condizioni di vulnerabilità. Se queste sono le priorità, sono priorità che vanno calate in un'altra grandissima priorità del nostro paese, che è ridurre le disuguaglianze territoriali. Anche questo è un problema di equità e di democrazia. Non è possibile che ci sia una così ampia disuguaglianza, non solo nei tassi di povertà, ma anche nei beni pubblici messi a disposizione, a partire dai servizi per la prima infanzia e dalla scuola. I dati sugli asili nido, ma anche sulle scuole per l'infanzia, sulle scuole a tempo pieno distribuite a livello territoriale, sono davvero scoraggianti da questo punto di vista. E come diceva anche prima, chi ha parlato prima di me, occorre incentivare la partecipazione dei bambini e dei bambini adolescenti nel disegnare le azioni che vi riguardano. C'è stata una sottovalutazione della loro capacità di comprendere e non soltanto di eseguire prescrizioni. Se li avessimo coinvolti di più, probabilmente si sarebbero responsabilizzati di più e ci avrebbero anche dato delle idee su come fare per continuare in queste condizioni difficili, ma anche contribuito di più forse alla loro capacità di essere coinvolti. Allora, molto molto brevemente, cosa vuol dire investire nella scuola e nell'educazione? Cosa abbiamo messo dentro come gruppo? Noi pensiamo che bisogna destinare il 15% del fondo della Next Generation EU, perché l'Italia ha un sottoinvestimento rispetto alla media europea, per poi arrivare al 5%. Aumentare l'offerta di nidi per raggiungere in 3 anni almeno quel 33%, che è l'obiettivo europeo che non abbiamo soddisfatto ormai da 10 anni. Generalizzare il tempo pieno per l'infanzia e almeno nella primaria, perché è troppo importante per garantire le pari opportunità di sviluppo a tutti i bambini, a prescindere dal loro contesto familiare. E appunto costruire comunità educanti attorno alle scuole, con le scuole. Secondo punto è garantire la continuità didattica anche nell'emergenza, in parte l'ho anticipato, in parte ahimè è stato superato dalla situazione attuale, soprattutto nelle zone rosse, ma per le scuole medie e superiori di secondo grado, anche in tutte le zone gialle e arancioni, ma invece bisogna tornare a pensare a una didattica, se necessario, a un piano di didattica integrata che preveda presenze e assenze, ma che anche modifichi il modo in cui si fa didattica. Non si può pensare che sia la didattica a distanza sia solo la ripetizione online di quello che si fa in presenza, anzi questo potrebbe essere l'occasione per ripensare complessivamente la didattica. Cooperare con altri soggetti della comunità educante per fare in modo che nessuno sia lasciato indietro o nessuno sia lasciato senza motivazione, senza fiducia. Questo ritorno della didattica a distanza, dicono molti insegnanti, ha proprio rotto la fiducia, anche il piacere con cui moltissimi bambini e ragazzi erano tornati a casa, a scuola, pensando di riprendere, e molti si stanno di nuovo allontanando. E creare appunto luoghi educativi di prossimità, dove, laddove non si possa andare a scuola per motivi
attenzione, non pensare che la casa sia l'unico posto in cui i bambini possano e debbano stare per seguire l'attività educativa. Contrastare la povertà materiale ed educativa minorile, qui occorrerà sicuramente rivedere la scala di equivalenza o il reddito di cittadinanza che, come ampiamente noto, punisce le famiglie con minorenni e le famiglie numerose senza tener conto dei bisogni e potenzialità dei bambini e adolescenti. Questo vuole anche dire che i patti di inclusione devono guardare a che, di cosa hanno bisogno i bambini e i ragazzi al di là del mangiare e avere un tetto sulla testa. Utilizzare la Child Guarantee anche a questo fine e di nuovo con la comunità educante, quindi attorno alla scuola e oltre la scuola, mettere in atto pratiche dirette a contrastare la povertà educativa e la perdita di apprendimento. Moltissimi insegnanti dicono che in generale, ma in particolare coloro che sono in situazione più svantaggiata, sono arrivati, tornati a scuola con perdite molto gravi che quindi vanno recuperate con azioni mirate innanzitutto in termini di ricostituzione di una fiducia in se stessi, nella propria capacità, nel fatto che ce la si può fare. Infine, il sostegno ai diritti delle persone minorenni in condizioni di vulnerabilità è già stato ampiamente ricordato come accanto ai bambini e alle persone minorenni in povertà, quelli che sono stati più colpiti dal lockdown e continuano a essere colpiti dall'incertezza e dalle chiusure attuali, sono i minorenni che sono o in condizioni di vulnerabilità psicofisica, cioè che soffrono di qualche disabilità in particolare gravi, per cui bisogna anche di nuovo riprendere in mano i piani terapeutici, perché anche lì c'è un tempo da recuperare, una fiducia da recuperare, evitare assolutamente che si creino classi ghetto, come so che c'è anche stata una lettera pubblica mandata alla ministra dell'educazione da questo punto di vista da parte di famiglie con figli con disabilità che sono preoccupati della creazione di fatto di classi ghetto. Invece bisogna pensare a attività più inclusive. Occorre stabilire dei livelli essenziali di servizio per quanto riguarda i bambini in condizioni di svantaggio che riguardino l'affidamento familiare, la comunità o che vivono in comunità o che sono in famiglie vulnerabili. Ancora troppo oggi, come succede in altri settori del welfare in Italia, siamo in una situazione di grandissima variabilità territoriale per quanto riguarda gli standard di prestazioni, i livelli minimi di prestazioni forniti, i criteri di valutazione. Occorre rendere uniformi le modalità di controllo ed anche effettuare un monitoraggio sistematico. In particolare i bambini in comunità sono quelli che, come ahimè, gli anziani nelle RSA spesso hanno subito un lockdown molto più lungo di tutti gli altri, in funzione o rispondendo a problemi di protezione, ma senza valutare gli svantaggi, cioè in generale nei confronti dei bambini e dei ragazzi. I pro e i contro, i relativi svantaggi delle decisioni prese non sono state sufficientemente valutate e mi permetto di osservare che ancora oggi si continua a non valutarle attentamente. E l'ultimo gruppo, non perché sia ultimo in una graduatoria, ma semplicemente perché lo menziono per ultimo, è quello dei minori stranieri non accompagnati, che durante il lockdown e in parte ancora oggi rischiano
che di non vedere adottati nei loro confronti gli standard di accoglienza che sono dovuti a dei soggetti minorenni e anche l'indicazione del tutore e così via, ci si dimentica che anche loro sono soggetti di diritti in generale come chiunque, ma in particolare in quanto minorenni. Grazie. Ringraziamo la professoressa Saraceno per questa analisi lucida e inclusiva, direi, perché è proprio attenta a tutte le sfumature di questa realtà che stiamo vivendo. Mi è piaciuto molto il passaggio sui luoghi, non solo la casa, la scuola, altri spazi educativi di cui c'è bisogno e necessità. Grazie davvero, professoressa. Noi continuiamo e diamo il benvenuto ad Arianna Saulini, che è portavoce del gruppo CRC, che è il gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Buongiorno Saulini. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito e per l'opportunità di condividere in questa sede alcune delle riflessioni che il nostro network ha avanzato proprio in occasione delle celebrazioni del 20 novembre. Abbiamo pubblicato in questi giorni, questa settimana esattamente, il nostro 11° rapporto di aggiornamento sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. È un appuntamento ricorrente per noi, è un monitoraggio che facciamo ormai da 20 anni, quest'anno celebriamo anche il nostro ventennale e quindi puntualmente cerchiamo di riportare nei nostri rapporti un'analisi che dia un po' una fotografia dello stato dell'arte rispetto ai diritti. Ecco, credo che la parola che oggi ho sentito ricorrente, che giustamente ricorre, quella proprio dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il filo conduttore di questo rapporto è stato duplice, da un lato perché abbiamo chiesto ai redattori di avere un occhio rispetto a quello che era successo in questi 20 anni rispetto ai temi esaminati, ma necessariamente abbiamo dovuto tener conto anche di quello che era l'impatto che il Covid stava avendo, che la pandemia stava avendo rispetto all'infanzia e l'adolescenza. Avanti pure con la slide. Sostanzialmente diciamo che la cosa fondamentale rispetto a questo possiamo fare due considerazioni di ordine generale. Innanzitutto che il Covid, diciamo, è stato una lente di ingrandimento per alcune situazioni, criticità e fragilità che erano già presenti nel nostro sistema e non ne ha create sostanzialmente di nuovo, ha solo estremizzato alcune situazioni che già c'erano e le ha portate in evidenza con molta forza. E questo credo che lo abbia fatto mettendo anche, rendendo partecipe, diciamo, di queste fragilità un vasto pubblico e anche le istituzioni. Questo può essere, nei discorsi che mi hanno, interventi che mi hanno preceduto, ritrovo molte delle cose che abbiamo sottolineato anche nel rapporto. L'altro tema fondamentale è stato che all'inizio della pandemia, e quindi questo è stato un po' il problema essenziale che avevamo rilevato, che le associazioni che lavorano sul campo hanno subito sollevato, c'è stata proprio un'invisibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, dei ragazzi come titolari di diritto, che è uno dei principi cardine della Convenzione. I ragazzi sono soggetti titolari di diritto ed è quello che più culturalmente facciamo più fatica forse a rendere operativo, a rendere concreto. Perché i ragazzi all'inizio sono stati visti semplicemente appunto come figli, cioè il problema era con la chiusura delle scuole, di dove e come permettere ai genitori di lavorare, ma non sono stati visti appunto come loro stessi titolari e quindi non si sono apprestate subito delle misure per loro. Questo poi ha come di riflesso, e mi fa piacere che se ne sia parlato oggi, anche l'intervento che mi hai preceduto e soprattutto che ci sia una delegazione di ragazzi presente. L'altra cosa, sono stati assenti anche dal punto di vista del protagonismo. Noi l'anno scorso avevamo notato, insomma, con piacere il fatto che le piazze si erano riempite di ragazzi grazie a un movimento che cercava di portare all'attenzione degli adulti la questione ambientale. Chiaramente con la pandemia le piazze non si sono potute svuotare, ma non hanno avuto luogo di confronto e di ascolto da parte delle istituzioni in questo periodo. Ecco, questo è importante invece. È uno dei principi cardine, lo ricordava anche il presidente del Comitato ONU, e sarebbe importante lavorare proprio su questo perché possono darci un grosso contributo anche relativamente all'impostazione delle politiche. Quindi è importante che l'ascolto non sia
sporadico, ma che ci siano dei luoghi di confronto e che possano far parte proprio del processo. Questa è la nostra sfida in qualche modo che dobbiamo accogliere. Difficile sintetizzare, diciamo, in quali sono le tematiche prioritarie. Il rapporto tocca tantissimi temi. Quello che mi sembrava importante oggi porre forse l'attenzione è quello di sono tre aspetti probabilmente che sono quelli che abbiamo cercato di affrontare anche negli appuntamenti che stiamo organizzando questa settimana per riflettere insieme nel corso di quella che abbiamo definito la Children's Week. Può andare avanti. La Children's Week è un appuntamento che abbiamo organizzato questa settimana, una serie di 5 appuntamenti appunto per fare una riflessione su alcuni temi, non perché fossero prioritari, ma li abbiamo selezionati in qualche modo perché rendono bene il senso del rapporto, ma anche il senso dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Cioè, quando parliamo di benessere dei bambini, non possiamo spacchettarlo, passatemi il termine, appunto per settori, quindi guardare soltanto un aspetto, l'aspetto sanitario piuttosto che quello scolastico ed educativo, proprio perché bisogna guardare il bambino nel suo complesso a tutto campo con un approccio che siamo soliti definire come olistico. Ecco, questo è molto importante proprio perché la richiesta che facciamo in qualche modo alle istituzioni è proprio quella di avere un approccio olistico quando si guarda ai bambini e quindi di adottare, di implementare delle misure che possano veramente tutelarne il loro benessere. I tre aspetti che mi sento sottolineare sono quelli, appunto con questo approccio, un po' dell'ambiente digitale. Ecco, questo è molto d'attualità, già stato detto. L'ambiente digitale è parte integrante della vita dei ragazzi e lo è stato ancora di più durante il lockdown, ma sappiamo appunto che anche in questo ambito i media rappresentano un'opportunità per i ragazzi, lo sono dal punto di vista non solo della socialità, ma lo sono anche dal punto di vista dell'informazione. Pensiamo al loro diritto all'informazione, a ricevere informazioni, a quello che si scambiano e che cercano su internet. Sono anche un rischio se non è utilizzato, se non c'è una preparazione rispetto a questo, sono un rischio perché conosciamo i dati che ci dicono appunto episodi di cyberbullismo, ma sono gli stessi giovani, e questo ci fa impressione, che percepiscono il rischio della rete, e quindi viene percepito molto spesso dai giovani stessi come un rischio e anche dai loro genitori. Sono molto di più i genitori che impongono delle limitazioni nell'uso di internet a quelli che invece ne incoraggiano un uso positivo, che cercano di lavorare con i ragazzi per fargli capire e comprendere. Per questo riteniamo appunto che sia necessaria un'educazione, una promozione della cultura proprio digitale tra i bambini e tra i ragazzi e anche tra gli adulti. E sicuramente l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica a scuola può essere un primo passo, ma è importante lavorare molto su questo, sulla media education e anche con gli adulti stessi. Un dato che emerge dal rapporto che ci ha colpito è il fatto appunto che si sa quanto l'impatto, diciamo, dei media nei bambini molto piccoli, parliamo dei bambini sotto i 2 anni, è negativo rispetto allo sviluppo cognitivo, eppure dai risultati di una prima indagine condotta dall'Istituto Superiore di Sanità emerge quanto invece sia alta la percentuale di bambini in questa fascia di età che è esposto a esposizione appunto ai media, ai tablet, e quanto sia anche il tempo che aumenta con il trascorrere dell'età. Quindi sappiamo che i bambini passano 1 o 2 ore davanti agli schermi, l'8,7% nella fascia fino a 6 mesi, cioè bambini piccolissimi, e arriva fino al 31% nel caso dei 12 mesi dell'anno. Ecco, quindi questa è, partono da piccoli e, per arrivare poi fino a quando sono grandi, e i rischi degli adolescenti li conosciamo e possono essere anche quelli di un uso eccessivo di internet. Quindi c'è una necessità proprio di una cultura digitale. Quindi dall'ambiente digitale, un altro ambiente fondamentale per la crescita dei bambini e ragazzi è quello della famiglia, l'ambiente familiare. Quindi abbiamo visto, già stato ricordato, come durante il lockdown quello che è emerso chiaramente, che trovandosi a vivere all'interno delle mura domestiche non tutti hanno trovato la stessa situazione. Questo significa che le fragilità sono venute alla luce, che non tutte le famiglie sono state
in grado, ma per esigenze diverse, anche semplicemente lavorative, di accompagnare i figli in questo percorso. E quindi sono emerse anche le fragilità delle famiglie che si trovavano in situazioni più vulnerabili. L'abbiamo ricordato all'inizio della pandemia in un editoriale che avevamo curato come network, quando appunto abbiamo pensato a quelle famiglie che vivevano situazioni di povertà e sono dovute trovare ad affrontare la perdita del lavoro, la perdita dell'entrata mensile, le situazioni di violenza domestica che si sono acuite. Ma pensiamo anche alle situazioni di quei ragazzi e quei bambini che invece vivevano fuori dal contesto familiare, che hanno avuto difficoltà nel continuare una relazione con la propria famiglia d'origine. Pensiamo alla situazione di quei ragazzi che sono tantissimi nel nostro paese, che hanno genitori detenuti. Sono tantissime veramente situazioni di fragilità che sono venute veramente in evidenza. Però accanto a questo, accanto alle situazioni di fragilità, c'è anche la necessità di supportare in questo percorso di genitorialità fin dai primi anni di vita tutte le famiglie, tutti i genitori. È un'esigenza avvertita e è interessante notare come sia stato fatto un censimento, diciamo, di quelli che sono i centri per le famiglie e dei servizi che possono offrire. Credo che verrà fatto un investimento rispetto a questo molto forte, in maniera che ci sia un supporto non solo alle famiglie che hanno situazioni di fragilità, ma che possa essere esteso in maniera universale, attraverso anche in questo caso con un approccio trasversale che quindi riguardi non solo il sociale, ma il socio-educativo sanitario, quindi attraverso i vari strumenti che le singole amministrazioni possono mettere in campo. L'ultima riflessione, avanti, riguarda il tema delle disuguaglianze, tema che è già stato toccato oggi e che non poteva non essere posto in evidenza. Ricordo che, lo ricordava il Presidente del Comitato ONU, il gruppo CRC ha presentato il rapporto alternativo a quello governativo ed ha avuto un dialogo con il Comitato ONU lo scorso anno, quando sono state pubblicate le raccomandazioni finali all'Italia. E credo che colpisce il fatto che una delle raccomandazioni, delle prime raccomandazioni del Comitato ONU, è proprio quella che vede le differenze territoriali presenti nel nostro paese come una fonte di discriminazione, quindi come una violazione del principio di non discriminazione presente nella Convenzione ONU. E quindi e questo è un dato appunto che era noto, diciamo, in qualche modo. Noi abbiamo pubblicato qualche anno fa, cercando di dare concretezza ai dati, i pochi dati disponibili che ci sono a livello regionale, per vedere e rimarcare, dare una concretezza rispetto a questo tema, quali sono le differenze. Colpiva appunto l'introduzione del Presidente del Comitato ONU, ha parlato di mortalità infantile nel nostro paese. Chiaramente è un tema che non è che ha avuto, insomma, che ha, fortunatamente, diciamo, ha delle percentuali che non sono preoccupanti, ma quello che preoccupa è il fatto che ci sia una percentuale diversa tra le regioni italiane, anche in un tema così fondamentale come quello della mortalità infantile. Pensiamo a tutto il tema dei primi 1000 giorni di vita e quanto i servizi siano diversi nei territori. E pensiamo, perché non possiamo non pensarci, al tema dell'educazione, dell'istruzione e quanto siano differenti, e questo sia stato messo chiaramente in evidenza molto marcatamente dalla pandemia, perché con la chiusura delle scuole e l'adozione della didattica a distanza, chi era in situazioni di maggior svantaggio socio-economico, perché le differenze sono non solo territoriali ma anche riguardo alla propria famiglia di appartenenza, si è trovato in una situazione chiaramente di maggior criticità. E quindi sono stati tantissimi ragazzi, ben 1 su 10, che non ha seguito la didattica a distanza, il 20% l'ha fatto solo in maniera sporadica. A questo, che è un tema, diciamo, emerso con la pandemia, si affiancano una serie di problemi correlati appunto all'offerta educativa per i bambini sotto i 3 anni, al problema dell'abbandono scolastico, al problema della qualità degli apprendimenti, al problema dei cosiddetti NEET, cioè giovani che non sono nel mercato del lavoro ma che non sono anche in formazione. Sono tutte percentuali che nel nostro paese sono significative rispetto agli altri paesi europei, e soprattutto con delle differenze marcate molto forti tra regione e regione. Avanti. Queste differenze non possono chiaramente non farci pensare e pensare anche che questo sia un momento
per un cambio di marcia in qualche modo. La risposta all'emergenza, al Covid, i finanziamenti rispetto ai quali ci sono grosse aspettative. Ricordava giustamente la professoressa Saraceno come si è provata anche a chiedere proprio delle percentuali precise rispetto all'investimento nel Next Generation Fund sull'investimento sull'educazione, proprio perché è un'opportunità che il nostro paese non si può permettere di perdere. Può essere un momento, la pandemia, che ha consentito di allargare la consapevolezza rispetto a questi temi, e la giornata di oggi lo dimostra, perché gli interventi che mi hanno preceduto sono tutti interventi che hanno fatto un focus molto chiaro su quelle che sono le situazioni e le criticità nel nostro paese. Abbiamo un'opportunità probabilmente di ripensare le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, per mettere veramente al centro dell'agenda politica e anche degli investimenti, valutare qual è l'impatto delle politiche e delle azioni che vengono fatte sui ragazzi e sugli adolescenti. Questo perché il nome Next Generation Fund è un nome veramente evocativo, e credo che dobbiamo avere un impegno, e la responsabilità delle istituzioni in questo momento è molto forte su questo, perché non possiamo lasciare alle generazioni future soltanto un debito pubblico che ha subito un enorme aumento. Dobbiamo lasciargli anche un'opportunità per poter sviluppare i propri talenti. E chiudo con un invito, con l'ultima slide. Domani chiuderemo la nostra settimana, abbiamo una serie di appuntamenti che vi invito a condividere per delle riflessioni più puntuali rispetto ai temi trattati. Grazie. Vanessa Marianna Saulini, portavoce del gruppo CRC, per questa analisi, per la sintesi anche del rapporto pubblicato, e facciamo nostro, no, questo invito, questa richiesta di un cambio di passo che assolutamente credo un altro dei fili conduttori che ci sta accompagnando in questa mattinata. Diamo ora il benvenuto ad Aldo Fortunati, che è direttore dell'area infanzia e adolescenza dell'Istituto degli Innocenti. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Ma devo dire che sono molto contento e anche un po' emozionato di partecipare a questo importante momento di celebrazione. Quest'anno si compie in un momento delicato, e in particolare per i bambini e le bambine, per i ragazzi e le ragazze, che rappresentano nella nostra comunità sociale una parte indubbiamente esposta a rischi e a condizioni di fragilità, ma che allo stesso tempo dobbiamo considerare anche come la parte più promettente per esprimere uno sguardo positivo verso il futuro. Vorrei quasi dire, se mi è consentito, che se il titolo dell'iniziativa di oggi è La sfida della pandemia per l'infanzia e l'adolescenza, riflettere oggi sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, come sta accadendo nell'Osservatorio Nazionale, ci aiuta a mettere a fuoco, e ne abbiamo davvero bisogno, quali potranno essere le sfide dell'infanzia e dell'adolescenza oltre l'orizzonte della pandemia. Quando l'osservatorio è stato ricostituito lo scorso 8 aprile sotto la presidenza della ministra Elena Bonetti, abbiamo tutte percepito la delicatezza della situazione, in particolare in rapporto alla vita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, ma è stato subito chiaro e netto l'orientamento a riflettere in modo attivo e propositivo su come ripristinare le condizioni ordinarie della vita sociale proprio per bambini e ragazzi. Infanzia e adolescenza, quelle stesse categorie cui spesso ci rivolgiamo pensandole come fragili stagioni della vita da proteggere e tutelare, non solo non possono essere relegate ad ambiti di attenzione minore da parte delle politiche, ma devono essere riconosciute come risorsa e opportunità vitale della nostra società. Questo chiama in causa una rinnovata e strutturale attenzione alle nostre famiglie, anche e soprattutto se vogliamo pensare concretamente a rilanciare la fiducia nel futuro attraverso progetti di genitorialità che ci conducono fuori dalla curva tuttora negativa della natalità. Occorrono per questo risorse per le famiglie, per garantire ad ogni bambino e ad ogni bambina un sostegno per l'intero ciclo che va dall'infanzia all'esordio della vita adulta,
ma anche e contemporaneamente progettando e realizzando un rafforzamento dei servizi e delle opportunità di educazione e cura disponibili e accessibili in via diffusa e generalizzata. Non è un caso se hanno da subito assunto centralità le tematiche educative, e non solo perché c'è stata un'attenzione forte e diciamolo determinante per la riapertura delle attività educative già durante la primavera scorsa e l'estate, ma in generale nella consapevolezza che l'educazione non è solo compito della famiglia, ma anche e allo stesso modo una responsabilità sociale che deve esprimersi dalla nascita e accompagnare le stagioni dell'infanzia e dell'adolescenza. Sono stati costituiti 5 gruppi tematici nell'osservatorio che hanno realizzato fino ad oggi 39 riunioni, che hanno svolto 55 audizioni e licenziato documenti sia sulla soglia dell'estate, nei primi giorni di agosto, che subito dopo la ripresa, tra la fine del mese di settembre e i primi giorni di ottobre. Oggi siamo molto vicini al risultato di mettere a disposizione della politica molte idee per il nuovo piano d'azione. Non è ovviamente possibile rendere conto di tutto questo lavoro in poche parole, e per questo mi scuso in anticipo per ciò che sicuramente dimenticherò nei 5 punti su cui ho infine deciso di richiamare la vostra attenzione qui oggi. Un primo punto: contrastare la povertà. I bambini non sono certo poveri di per sé, sono il serbatoio delle potenzialità che la natura regala alla nostra umanità, ma le condizioni che accolgono l'esperienza di vita dei nostri bambini e delle nostre bambine possono segnare negativamente i loro percorsi evolutivi. Le recenti crisi ci hanno insegnato quanto i bambini e gli adolescenti siano i soggetti più vulnerabili alle situazioni di povertà ed esclusione sociale. Si tratta di fenomeni che determinano anche nell'orizzonte intergenerazionale una catena di svantaggi in termini di più alto rischio di abbandono scolastico, più basso accesso agli studi superiori e al lavoro, e in generale riduzione delle opportunità di realizzazione personale. Il tutto con costi niente affatto trascurabili per la collettività. Un primo obiettivo riguarda il contrasto della povertà assoluta, che tocca oltre il 10% dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Un secondo obiettivo riguarda il rafforzamento del sistema educativo per favorire l'inclusione sociale, superando il digital divide, garantendo l'accesso universale al servizio di refezione scolastica, potenziando l'offerta per la prima infanzia. E un terzo obiettivo è migliorare la reattività dei sistemi sanitari nel rispondere alle esigenze dei minorenni svantaggiati attraverso interventi precoci di prevenzione e sostenendo la genitorialità per garantire benessere psicofisico e sociale a partire dai cosiddetti 1000 giorni, i primi 1000 giorni. Un secondo punto: i patti di comunità. Certo, non possono essere trascurate le osservazioni del Comitato ONU circa il tema dell'educazione, ma è di grande interesse e rilievo il documento per la pianificazione delle attività scolastiche del Ministero dell'Istruzione e prima ancora la legge sulla buona scuola. La comunità educante deve essere intesa come un contesto e un sistema in grado di soddisfare bisogni mediante azioni collettive, alimentate da connessioni valoriali ed emotive comuni, capaci di favorire una spontanea attivazione e un mutuo aiuto reciproco. I patti di comunità costituiscono infatti un prezioso strumento capace di connettere bambine e bambini, famiglie, scuola e terzo settore, creando sinergie capaci di offrire una migliore qualità educativa e di ridurre le disuguaglianze. Ci sono molti patti educativi di comunità in corso nella composita geografia del paese e la loro ricognizione può sostenere l'elaborazione di linee guida
che propongano un modello di governance adattabile ai vari contesti locali, anche nella prospettiva di individuare i patti territoriali come uno dei livelli essenziali da garantire in forma generalizzata. Un terzo punto, promuovere il benessere integrale della persona. La salute è sempre un tema centrale e ancor di più in tempo di emergenza pandemica, ma il nostro attuale sistema non sempre riesce a intercettare tutti i segnali di incuria, disagio, abuso, violenza. Per questo occorre sviluppare una strategia integrata per individuare precocemente i fattori di rischio e intervenire preventivamente per proteggere i bambini e i ragazzi. Non mancano ancora una volta nel paese esempi di buone pratiche, soprattutto dove sono operative equip multidisciplinari, in grado di intervenire tempestivamente e di intercettare situazioni di rischio, di abuso e maltrattamento. Ma non si tratta ancora di realtà e condizioni presenti in modo strutturale e omogeneo su tutto il territorio nazionale. Naturalmente la funzione della scuola risulta fondamentale per l'opera di sensibilizzazione rispetto alle tematiche della salute e del benessere, ma in generale occorre tenere insieme molteplici prospettive di azione, come ad esempio quella di creare un servizio di psicologia scolastica, è stato già detto, punti di ascolto e attenzione nei presidi ospedalieri e in generale una rete operativa territoriale che tenga in relazione scuola, autorità giudiziarie minorili, servizi sociali, sanitari, terzo settore, per segnalare e intervenire tempestivamente sulle situazioni più a rischio. Un quarto punto, investire sulle famiglie prevenendo le fragilità. Porre attenzione tempestivamente alle vulnerabilità che possono toccare una famiglia è il modo migliore per impedire che le fragilità si rafforzino, rendendo più complicato e a maggior rischio di fallimento un futuro intervento. Naturalmente quello che vale per le famiglie vale anche per tutti quei ragazzi che per motivi diversi si trovano fuori dalla loro famiglia di origine e quindi anche per questo in una condizione di particolare esposizione alla fragilità. A parte i bambini e adolescenti fuori famiglia, i minorenni stranieri non accompagnati e i richiedenti asilo o rifugiati, richiedono un'attenzione particolare anche i bambini adottati, i bambini e le famiglie a rischio di discriminazione, i bambini vittime di crimini domestici. Diventa fondamentale che il nostro paese si doti di un sistema informativo integrato, magari partendo dalla messa in dialogo delle banche dati di cui già singole amministrazioni dispongono, come presupposto di un sistema articolato e integrato di servizi capace di assolvere le funzioni di promozione, accompagnamento, cura, tutela e protezione, in cui diventi effettiva la logica dei diritti della Convenzione e del quale il supporto alla genitorialità, anche in contesti di accoglienza fuori dalla famiglia, sia parte costitutiva. E un quinto punto, il diritto all'educazione nasce insieme ai bambini. Lo sviluppo in particolar modo dei nidi in attuazione della recente riforma che individua nello 06 il primo segmento del sistema nazionale dell'educazione e istruzione è un elemento davvero fondamentale di una politica orientata innanzitutto all'equità e alle pari opportunità per le nuove generazioni. Fortunatamente abbiamo un sistema di scuola dell'infanzia molto forte, cui non dobbiamo smettere di dedicare attenzione, ma è inutile parlare di promozione delle potenzialità dei bambini e delle bambine se fanno difetto le opportunità educative e di cura nei primi anni di vita, area nella quale oggi misuriamo ancora un divide che esclude 3 bambini su 4 dall'accesso a un nido, per non parlare delle differenze territoriali. Il programma di sviluppo della rete dei nidi dovrà dunque puntare per questo ad aumentare la diffusione equilibrata nel paese, a garantire la qualità dell'offerta e ultimo, ma non da ultimo,
una accessibilità generalizzata ed equa, eliminando progressivamente le rette a carico delle famiglie, come già accade per la maggior parte delle nostre scuole dell'infanzia. Tutto questo è necessario non solo per contrastare le condizioni di povertà educativa che toccano e discriminano tante bambine e tanti bambini, ma soprattutto per prevenire la riproduzione intergenerazionale di ogni forma di discriminazione e affermare in radice il valore di politiche realmente inclusive. E infine, la partecipazione come questione trasversale. I ragazzi e le ragazze chiedono autonomia e maggior valorizzazione della loro capacità di dare un contributo alla comunità. Eppure, in molti e diversi contesti, come la famiglia, la scuola e anche nelle esperienze delle varie realtà associazionistiche, sembra emergere una prevalente asimmetria di potere fra le generazioni che caratterizza attualmente i rapporti fra ragazzi e adulti. Anche per questo si è deciso che bambini e bambine, ragazze e ragazzi stiano dentro al piano d'azione e non solo come soggetti destinatari delle politiche, ma come soggetti protagonisti della loro elaborazione, del loro monitoraggio e del loro controllo. Un campione di più di 1000 bambini e ragazzi di 12 e di 17 anni saranno coinvolte nel processo di elaborazione del nuovo piano d'azione con questionari online e focus group previsti nella composita geografia del paese e utilizzando come luoghi privilegiati le scuole, ma anche le comunità di accoglienza di minorenni, gli istituti penali minorili e con uno sguardo speciale ai ragazzi rom, sinti e camminanti e ai minorenni stranieri. Un programma ambizioso che si dovrà confrontare con le condizioni emergenziali che stiamo vivendo. Le parole chiave sono opportunità, ascolto, corresponsabilità, ma in generale e prima di tutto fiducia, riconoscimento e rispetto, sentimenti che abbiamo il compito e il dovere di abitare, ricambiando lo sguardo di attesa che i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi ci rivolgono quando ci chiedono di impegnarci insieme a loro per la costruzione del futuro. Grazie. Ringraziamo Aldo Fortunati, direttore dell'area infanzia e adolescenza dell'Istituto degli Innocenti, per questi spunti, queste riflessioni verso il nuovo piano d'azione. Partirei proprio da queste ultime parole, no? Il fare insieme, la partecipazione, e lo facciamo dando voce a ragazze e ragazzi che in questi mesi hanno lavorato con uno sguardo al futuro grazie a un progetto dell'UNICEF. Prima però è doveroso lasciare la parola a Patrizia Surace, che è membro del Comitato Italiano per l'UNICEF, perché lo abbiamo già ricordato, è stato un momento doloroso, un momento di passaggio, un momento però che ci deve rilanciare con tanta altra forza verso il domani. Buongiorno Patrizia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Prima di lasciare la parola alla delegazione dei ragazzi e ragazze del progetto The Future We Want, a nome del Comitato Italiano per l'UNICEF desidero ringraziare il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nonché i presidenti di Camera e Senato per l'attenzione riservataci all'interno delle celebrazioni istituzionali della Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e per le parole oggi espresse in memoria del Presidente Francesco Samengo. Il diritto all'ascolto e alla partecipazione dei più giovani sulle questioni che li riguardano è uno dei fondamenti della Convenzione di New York del 1989 ed è anche un criterio di metodo che l'UNICEF promuove trasversalmente. Ascoltare i bisogni delle persone minorenni e tradurre quei bisogni in azioni di tutela è un investimento per il futuro, lo abbiamo detto fino ad ora, dovendo sempre guardare al mondo dei piccini e dei ragazzi con la consapevolezza che la rimozione degli ostacoli che limitano l'eguaglianza e compromettono il pieno sviluppo della persona è compito fondamentale della nostra Repubblica ed in base al principio di solidarietà sociale di tutti noi.
Questo lo sapeva molto bene il nostro presidente Francesco Zamengo, che ci ha prematuramente lasciato lo scorso 9 novembre. Egli, con grande abnegazione e spirito di servizio, sentiva come impellente la necessità di spendersi per la causa dei bambini bisognosi. Ricordo molto bene che in occasione della celebrazione del trentennale della Convenzione internazionale, proprio il 20 novembre del 2019, chiese al Presidente della Repubblica di essere sempre al nostro fianco affinché l'attenzione di quel giorno divenisse sensibilità costante ed impegno fattivo dal giorno successivo per il bene di tutti i bambini. Lui amava spesso ripetere: la lacrima di ogni bambino appartiene a ciascuno di noi. E con questa frase ci ricordava quanto fosse importante dar voce ai più piccoli e offrire il massimo dell'impegno per adempiere a un compito così delicato. I bimbi e le bimbe, i ragazzi e le ragazze sono il nostro futuro e dalla loro crescita sana e felice dipende anche il futuro del nostro paese. Spesso però la voce di molti piccoli è inerme. Ha bisogno della mediazione di adulti capaci di amarli, di proteggerli e stimolare in loro il desiderio di crescita. Oggi ci addolora immensamente che Francesco non sia qui con noi a celebrare questa ricorrenza così significativa. Però di una cosa sono certa: dando voce ai ragazzi e proseguendo con caparbietà il cammino che lui ha tracciato, soddisferemo i suoi insegnamenti contribuendo a migliorare l'immediato presente e il futuro dei bambini e dei giovani, sia in Italia che nel mondo. Grazie a Francesco e grazie a tutti. Ringraziamo la dottoressa Patrizia Surace e adesso diamo voce alle ragazze e ai ragazzi di The Future We Want. Andiamo a scoprire questo progetto attraverso questo video. Ciao, sono Beatrice Motta. Mi chiamo Mia. Io mi chiamo Nafissa. Sono Mir Mattia. Mi chiamo Musa. Il mio nome è Marino. Mi chiamo Elisa. Mi chiamo Gianmario. Mi chiamo Virginia. Mi chiamo Alice. Mi chiamo Lady Malik Sise. Mi chiamo Chiara. Sono Matteo. Ci siamo messi all'opera per creare un questionario, un sondaggio. E una delle domande era: ma il digitale ci ha unito veramente? Questo periodo ci ha unito molto, perché nonostante le distanze siamo potuti rimanere vicini. Il futuro si muove a velocità digitale, dunque dobbiamo integrarlo sistematicamente, come già abbiamo fatto in questa situazione, in tutti gli ambiti in cui può esserci d'aiuto. Però la vera vita è fatta di relazioni umane che vanno coltivate. Durante la quarantena ho sicuramente rafforzato il rapporto con la mia famiglia. Quando ho rivisto gli amici ho approfittato ancora di più del solito di loro e del tempo con loro e voglio che sia sempre così. Ho ricevuto supporto da alcuni, gli altri li ho conosciuti meglio. Una cosa fondamentale per trasmettere attenzione verso le altre persone è sicuramente saper ascoltare. Provare rispetto e empatia per realtà diverse dalla nostra. Io credo che ognuno di noi giornalmente possa impegnarsi per ridurre l'impatto climatico, in quanto si possono eseguire delle semplicissime azioni che possono migliorare la salute di un intero pianeta. Per un futuro migliore bisogna sostenere i trasporti pubblici, inquinare meno il nostro pianeta e diminuire i consumi. Un'altra domanda del questionario era se avevamo scoperto nuovi hobby. Ho chiesto un giorno: papà, mi insegni a fare qualche accordo sulla chitarra? E poi lui mi ha insegnato, ho cominciato e ho scoperto che mi piace un sacco. Io voglio dire prendere le lezioni a scuola perché voglio rivedere i miei professori dal vivo, voglio ritrovare un rapporto con loro. In futuro, per una scuola migliore, servirebbero più educazione digitale nelle scuole e una maggiore collaborazione tra docenti e alunni. Per rendere ogni giovane un cittadino in grado di affrontare le sfide del domani. Qualcosa è sicuramente cambiato in noi, il peso specifico di ogni cosa è mutato per una battaglia che non possiamo non combattere insieme. E tu sei con noi? Il cambiamento inizia da te. Eccole le facce dell'adolescenza con i loro sogni, i desideri, la loro consapevolezza. Un progetto molto bello, un progetto di analisi attraverso un sondaggio, una rielaborazione, poi
un manifesto conclusivo. Ce ne parlano tre dei protagonisti di questa avventura. Diamo il benvenuto a Beatrice Motta, 15enne, Gianmario Cosentino, 18 anni, di Como, invece Beatrice era di Novara, e Musa Cisogo, da 19 anni, ed è di Reggio Calabria. Ciao e benvenuti. Buongiorno, sono Beatrice Motta, ho quasi 15 anni perché li compio tra pochi giorni e per prima cosa ci tenevo a ringraziare tutti per avermi dato l'opportunità di essere qui oggi con i miei colleghi Gianmario e Musa, e siamo solo tre oggi che vi presentiamo questo progetto, ma speriamo di poter parlare a nome di tutti per questo progetto che ci sta immensamente a cuore, che nel mese di maggio ci ha uniti a ragazzi provenienti da tutta Italia per creare appunto un sondaggio creato dagli adolescenti per gli adolescenti, per confrontarci per quello che è stato per noi il lockdown e per quello che vogliamo post-Covid-19. Come sapete, nel primo lockdown siamo stati costretti a rimanere in casa senza poter vedere i nostri familiari, i nostri amici, e abituandoci a una realtà completamente diversa da quello che era la nostra quotidianità, quindi iniziando a fare scuola, sport, attivismo e tutte le nostre attività in modo digitale. Quindi grazie al supporto dell'UNICEF appunto nel mese di maggio ci siamo incontrati in modo virtuale per dare voce a quelli che erano state le nostre esperienze. Sicuramente il lockdown ci ha permesso di riflettere di più su noi stessi e su quello che vogliamo post-Covid-19, ed è appunto nato questo sondaggio e con le risposte di oltre 2000 adolescenti, italiani, nuovi italiani, rifugiati e migranti, siamo riusciti a costruire il nostro manifesto in 10 punti con dei suggerimenti che noi adolescenti diamo alle istituzioni per un futuro post-Covid-19. E sicuramente quando noi abbiamo creato questo manifesto era un periodo che noi pensavamo fosse emergenziale e temporaneo, ma purtroppo oggi è la prova che ci rendiamo conto che questa situazione è comunque presente. E non avremmo mai pensato di raccontare queste cose ancora in modo virtuale, ma sicuramente il primo lockdown ci è servito per capire che molte cose si possono evitare, quindi per evitare errori fatti in passato. E quello che noi crediamo è che molti consigli di questo manifesto fossero utili prima, ma sono altrettanto utili, forse anche più utili oggi. Quindi, oltre al nostro manifesto, che appunto è sviluppato in 10 punti, da oggi è disponibile sul sito di www.unicef.it/futurewewant un report creato dagli esperti UNICEF, dove analizzano quello che sono i temi che a noi stanno più a cuore, quindi la scuola, le relazioni, l'ambiente, la salute, per appunto vedere quello che è stato per noi la quarantena. Quindi se lo volete scaricare appunto si trova sul sito di www.unicef.it/futurewewant e essere adolescenti ai tempi del Covid-19. Ora i miei colleghi Musa e Gianmario entreranno di più nel merito, negli argomenti che sicuramente a noi stanno appunto più a cuore, quindi la salute, la scuola, le relazioni, l'ambiente. Quindi io direi di passare la parola a Gianmario. E grazie mille a tutti per avermi dato l'opportunità di parlare per tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo progetto, che per noi è molto importante. Okay. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Gianmario e ho 18 anni e vengo da Como e sono molto onorato di essere qui. E vi parlerò del lato appunto del questionario che riguarda la famiglia e le relazioni comunque in generale. E la scuola. Diciamo che sicuramente un dato che ci ha stupito molto è sicuramente il lato relazionale, quindi quello familiare. Infatti la quarantena, diciamo che naturalmente la quarantena per tutti noi è stato un periodo molto negativo, anche se per noi adolescenti si è naturalmente proposta e come dire, se abbiamo avuto la possibilità di scoprire, di riscoprire appunto le dinamiche familiari e il nucleo familiare. Infatti abbiamo avuto molte più occasioni per stare insieme e per scoprire quindi lati nuovi e inusuali dei nostri familiari. E a noi adolescenti quindi piacerebbe continuare a scoprire questi lati positivi che abbiamo coltivato, in maniera particolare coltivare un buon dialogo con i nostri genitori e soprattutto di mantenere un buon mantenimento dei tempi vita, scuola e lavoro. E per quanto riguarda sempre il lato relazionale, molto importante per noi giovani, è sicuramente quello che è al di fuori della famiglia, quindi del mondo esterno, in maniera particolare
le amicizie, infatti, che naturalmente non abbiamo potuto vedere durante la quarantena. Anche in questo caso un adolescente su tre afferma che le relazioni sono cambiate, però sono cambiate in positivo, in quanto la tecnologia ha sicuramente rinsaldato e rafforzato i legami. Solo un adolescente su quattro afferma il contrario. E inoltre il 46% degli adolescenti, per migliorare le relazioni all'interno della comunità in cui vive, chiede più occasioni per stare insieme, ritmi e tempi più scanditi. Molto importante affermare che all'interno del tessuto giovanile che è stato preso in considerazione si è riscontrata un'importantissima volontà di andare contro, quindi di andare oltre la discriminazione e soprattutto comunque all'aiuto reciproco. Infatti i consigli spaziano dalla lotta contro l'hate speech piuttosto che la discriminazione generalizzata e soprattutto l'aiuto per il prossimo e il superamento di disparità legate a genere piuttosto che provenienza e disabilità. E allo stesso tempo un dato che sicuramente ci ha sconvolto, che comunque ha destato in noi molta perplessità, è il fatto che dal sondaggio è emerso che casa purtroppo non è sempre un luogo sicuro per tutti. Noi adolescenti siamo consapevoli del fatto che il problema della violenza domestica sia un problema molto grave e a volte emarginato, perché per vergogna o comunque per paura di parlarne. E infatti dal sondaggio è emerso che il 64% degli adolescenti pensa che casa non sia un luogo sicuro per tutti. Questa è una percezione di insicurezza domestica molto alta, che quindi costituisce un problema molto grave per il quale bisogna trovare delle soluzioni e delle azioni concrete e risolutive. Le proposte dei giovani partono dalla scuola, infatti la scuola è coinvolta in primo luogo, infatti noi riteniamo che proprio da questa istituzione debbano partire delle attività di contrasto alla discriminazione e alla violenza. Rimanendo sempre in tema scolastico, è molto importante affermare che naturalmente, come ben sappiamo, durante questo periodo uno dei settori che ha messo più in crisi i ragazzi è stata proprio la scuola e molti di noi dopo l'estate si erano illusi di poter tornare a una condizione di seminormalità, rivedere i compagni, i professori, l'ambiente scolastico. Invece ora ci ritroviamo nuovamente in una condizione di didattica a distanza. Diciamo che il nostro sondaggio quindi si è focalizzato prevalentemente nell'analizzare la percezione degli adolescenti riguardo al primo ciclo di didattica a distanza che è avvenuto nel primo quindi lockdown. E dal sondaggio sono emersi dati molto particolari e interessanti. Infatti la metà dei 2000 ragazzi e ragazze che si sono sottoposti al sondaggio hanno risposto che la scuola, nonostante il periodo molto instabile, ha rappresentato un luogo sicuro e, come dire, di serenità. Allo stesso tempo un ragazzo su tre, quindi un adolescente su tre, ha affermato il contrario. Infatti la didattica a distanza non per tutti ha rappresentato un luogo sicuro e diciamo quindi che sulla base di questo sulla base di questo sono emerse delle problematiche piuttosto importanti. Infatti molti adolescenti hanno riscontrato in maniera particolare delle difficoltà con la digitalizzazione. Non tutti, come purtroppo si sa, hanno avuto gli stessi strumenti e gli stessi mezzi per poter accedere alle dinamiche scolastiche in maniera regolare. Infatti dal sondaggio è emerso che il digital divide è stato uno dei problemi più complessi che ha afflitto il periodo di didattica a distanza e della quarantena. E inoltre sempre il periodo d'emergenza ha influenzato molto le scelte future di studio di molti giovani. Infatti alcuni di noi hanno deciso di non continuare il percorso da fuorisede o addirittura altri hanno deciso del tutto di non continuare con gli studi universitari per problemi legati fondamentalmente all'economia familiare. E diciamo quindi che sulla base di questo noi giovani chiediamo di essere maggiormente coinvolti nel processo decisionale che riguarda la scuola e tutte quelle sfaccettature che sono la base della nostra vita quotidiana e in maniera particolare richiediamo azioni e soluzioni concrete e risolutive, incremento dei bonus, cultura, piuttosto che delle borse di studio per le famiglie meno abbienti, dare a tutti la possibilità di avere degli strumenti tecnologici all'avanguardia e una buona connessione. Insomma, queste azioni naturalmente devono indirizzarsi verso un unico obiettivo, quello di garantire un accesso equo all'istruzione, che poi è la base e il diritto, è uno dei diritti che è alla base della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
E mi preme sottolineare che noi adolescenti e noi giovani siamo consapevoli che le istituzioni si stanno muovendo in questo nuovo periodo di emergenza in questa direzione, e quindi ci auguriamo che il secondo ciclo di didattica a distanza possa avvenire nel miglior modo possibile, insomma. E detto ciò, mi piacerebbe passare la parola a Mussa, che vi parlerà dell'ambiente e della salute. E per maggiori informazioni potete consultare il manifesto e il report Future We Want. Grazie mille a tutti. Grazie Gianmario, buongiorno a tutti, sono Mussa, ho 19 anni e abito a Reggio Calabria. Sono onorato di rappresentare i miei compagni oggi. Come abbiamo visto, abbiamo sempre l'abitudine di sentire che il Covid-19 ha causato solo cose negative, ma in realtà ne sono uscite anche cose positive, tra cui l'ambiente. Anche su questo tema il nostro sondaggio ha riportato risposte davvero interessanti. La pandemia ci ha fatto capire meglio il legame fra salute e ambiente. È chiaro che durante il primo lockdown abbiamo cambiato i ritmi, abbiamo riscoperto l'aria più pulita e la natura si è ripresa i suoi spazi. Abbiamo capito che è fondamentale proteggerla, non solo per noi stessi, ma anche per le generazioni future. Per mantenere un buono stato di salute, più della metà di noi pensa che un sistema sanitario pubblico, gratuito e accessibile a tutti sia indispensabile. Infatti per noi è una garanzia che dobbiamo difendere. Dobbiamo agire sulla prevenzione per assicurare il benessere di tutti, mantenendo stili di vita salutari, promuovendoli anche nelle scuole. Ma dobbiamo prestare l'attenzione alle interrelazioni tra salute e ambiente. Quindi noi vogliamo politiche ambientali adeguate, vedere più mezzi di trasporto pubblici ecosostenibili in giro, la riduzione dei consumi inutili. Prendiamoci cura del nostro pianeta, riducendo i consumi e gestendo lo smaltimento dei rifiuti. Ognuno di noi può contribuire al benessere del nostro pianeta. Tante piccole azioni sono sufficienti a ridurre l'impatto del cambiamento climatico sull'ambiente e sulle persone. E infine ricordiamo ai nostri coetanei di unirsi a noi, essere attivi e partecipare. Perché se vogliamo un mondo migliore, lo dobbiamo costruire ogni giorno. Dobbiamo lottare per non arrivare al punto di non ritorno, perché non possiamo non lottare sapendo che il nostro pianeta è a rischio, sapendo che le persone sono a rischio. Sul sito di UNICEF troverete il report e il manifesto del Future We Want, ma anche alcuni suggerimenti per unirci a noi e rendervi utili. E ricordate, il cambiamento comincia da noi. Grazie. Grazie a Mussa, grazie a Beatrice, grazie a Gianmario. Unicef.it, da lì potrete appunto scaricare tutti i materiali di questo progetto da diffondere nelle scuole, tra gli adolescenti e non solo. Ora chiudiamo questa mattinata di lavori, di riflessioni, di stimoli, di domande, di sguardi al futuro e chiudiamo con Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia. Buongiorno Ministra. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Davvero grazie per questa bellissima, interessantissima mattinata. È stato un anno difficile. Stavo ripensando alla giornata dello scorso anno nel quale ci siamo ritrovati e il fatto che oggi qui lo facciamo con uno sguardo comunque, nonostante la fatica vissuta, aperto ad una nuova speranza, ad un coraggio che io credo sia stato bene raccontato, incarnato negli sguardi e nelle parole dei ragazzi che mi hanno preceduto, sia un segnale importante che da qui voglio che arrivi a tutte le donne e agli uomini, le bambine e i bambini del nostro paese. Sono grata ai presidenti della Camera e del Senato per il loro intervento, una grazie particolare alla Presidente Ronzulli e a tutta la Commissione che presiede, grazie al Presidente del Comitato ONU per essere intervenuto, ai relatori che hanno partecipato con spunti importantissimi a cui sono davvero grata anche per il lavoro enorme che stanno facendo all'interno dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza che in questo anno ho ricostituito, che sta lavorando per il nuovo Piano Nazionale. All'interno di questo osservatorio il gruppo che è stato coordinato dalla professoressa Saraceno ha portato indicazioni e spunti non solo puntuali
di sguardo sulla, di significato per il tempo che stavamo vivendo, ma anche interessantissime direzioni che sono state anche evidenziate nell'intervento, sulle quali costruire politiche attive di cui in prima persona, ma tutti credo ci dobbiamo fare, fare responsabili. Grazie a UNICEF, anch'io mi associo al ricordo affettuoso e davvero grato al suo presidente, grazie a UNICEF per il percorso che abbiamo condiviso e grazie anche per la strada che condivideremo. Voi sapete che la Commissione europea ha selezionato l'Italia come uno dei paesi pilota per la Child Guarantee, proprio in collaborazione anche con UNICEF, quindi anche nel segno della memoria, insomma, del presidente Semengo, di tutto il percorso che UNICEF ha fatto, io credo che sia una sfida importante alla quale rivolgerci per il prossimo anno, per il 2021. Grazie a Federico Taddia, che non solo ha coordinato questa giornata, ma che ha anche animato e, come dire, abitato le giornate di tante famiglie del nostro paese attraverso il progetto Io ci sto dentro, che è un progetto che abbiamo attivato durante il periodo del lockdown totale tramite il Dipartimento della Famiglia. Ovviamente la gratitudine per l'organizzazione a tutto lo staff, a partire dal capo dipartimento consigliere Antonini del Dipartimento per le politiche della famiglia, che ha seguito in particolare l'organizzazione di questa giornata insieme anche all'Istituto degli Innocenti. Sono partita dal ringraziamento perché penso che ci fosse bisogno di dire che questa giornata ha una dimensione corale che certifica l'impegno di una comunità intera nei confronti delle bambine, dei bambini e dei giovani del nostro paese. È vero, è stato ricordato, il nostro paese ha iniziato il periodo della pandemia con una mancanza di visione che mettesse al centro lo sguardo delle bambine e dei bambini. Quanto le voci, le nostre voci di tutti si sentivano come isolate quando ponevamo la necessità di guardare alle scelte che si stavano facendo con uno sguardo e un criterio di discernimento che non solo filtrasse la realtà attraverso lo sguardo dei bambini e delle bambine, ma che riconoscesse i diritti e quindi anche lo spazio di agibilità che si doveva riconsegnare alle bambine e bambini. Tuttavia, credo che da questo momento abbiamo invece fatto un passo avanti, perché abbiamo avuto contezza che il tema educativo e il tema del protagonismo delle nuove generazioni fosse urgente ed emergente proprio in questo momento, che ha messo a nudo tante verità del nostro essere sociale, quale è stata l'esperienza della pandemia. Mi ricordo che l'anno scorso avevo chiuso la giornata che avevamo celebrato con un riferimento al tema dei diritti che fossero trasformati in riconoscimento di un valore e di una responsabilità che le bambine e i bambini possono esercitare pienamente cittadini nel nostro paese, e che quindi la responsabilità del mondo adulto fosse quella di liberare questo agire solo in potenza e di permettere che si attuasse come forza effettiva di cambiamento. Ecco, credo che questo sia oggi ancora più significativo, lo è stato nell'occasione della straordinaria azione educativa che durante l'estate è stata svolta, e mi permetto di dire che è stata straordinaria perché durante l'estate noi abbiamo, non semplicemente per venire incontro ai bisogni organizzativi delle famiglie, ma riconosciuto che le bambine e i bambini, i giovani del nostro paese avessero bisogno di luoghi, tempi e relazioni educanti che restituissero loro quella esperienza di protagonismo, di acquisizione di senso, di esperienzialità, che li mettesse nelle relazioni con l'altro da sé e con il contesto nel quale vivono, che era stato privato durante la chiusura delle scuole. Un'azione straordinaria che è stata svolta come apparentemente si sono svolti i campi estivi come tutti gli anni, quest'anno con un'intenzionalità educativa dichiarata
e consapevole. È stato una sorta di laboratorio dal quale però non possiamo tornare indietro. Noi abbiamo voluto insistere sul tema educativo con un bando, Educare, che ha avuto una risposta straordinaria. Era il bando che aveva annunciato lo scorso anno e che ha visto 35 milioni di euro, un'adesione notevole. Siamo riusciti a finanziare 614 progetti di altissimo livello, progetti innovativi di carattere pedagogico, di educazione non formale, di educazione tra pari, che ha visto la compartecipazione degli enti locali, del terzo settore, delle associazioni, delle scuole. Davvero una convocazione che ha avuto una risposta unica e quindi intendiamo proseguire. Significa che questo agire educativo che davvero mette in una nuova relazione di reciprocità, di incontro tra generazioni e che attiva responsabilità territoriale con la comunità educante, quel patto educativo che si è richiamato, è la strada sulla quale costruire anche un nuovo approccio pedagogico ed educativo da proporre al Paese. E quindi vogliamo proseguire anche per il prossimo anno in questa direzione. C'è un tema però che non possiamo dimenticare, che è quello delle disuguaglianze e della mancanza di opportunità, la necessità oggi di riaprire il prima possibile le scuole. Io su questo lo faccio in un contesto anche istituzionale, un appello a tutti i livelli istituzionali, perché si trovi il prima possibile l'organizzazione per riaprire le scuole, tutte le scuole, comprese le scuole secondarie di secondo grado, con una didattica in presenza che è necessaria per poter essere davvero un processo compiuto, non solo di istruzione, ma di educazione e di formazione. Perché la scuola è il luogo della cittadinanza dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, e siccome le ragazze e i ragazzi non sono i cittadini del futuro, sono i cittadini dell'oggi, di questo oggi, capaci di assumersi la responsabilità di generare una prospettiva di futuro, privare oggi dei luoghi di cittadinanza questa generazione significa privare di un diritto oggi a dei cittadini di avere un luogo dove poter esprimere pienamente questa cittadinanza e nello stesso tempo non interpretare quel necessario efflato di speranza, di coraggio, di visione che ci porti in avanti. È chiaro che c'è un tema di sicurezza, lo sappiamo, ma c'è una sicurezza che deve essere riorganizzata con delle priorità. Oggi la priorità è, e deve tornare ad essere, la piena cittadinanza e il pieno diritto di parola e di azione di una generazione che non possiamo mettere, come dire, sempre indietro rispetto alle priorità. Noi come Ministero lo stiamo facendo, ho già chiesto alla professoressa Saraceno di riattivare il gruppo sull'emergenza Covid per focalizzare quali possono essere le azioni che mettiamo in campo per sostenere la generazione, in particolare oggi degli adolescenti, che rischia altrimenti di essere dimenticata per la chiusura della scuola e di tutte quelle attività educative ad essa connessa che sono invece fondamentali. Raccolgo l'appello di un invito al protagonismo di questi ragazzi. Troviamo il modo, lo faremo nell'ambito del nuovo piano, di chiedere a loro come possiamo fare. Noi, in realtà è una generazione che chiede uno spazio di agibilità. Noi dobbiamo costruirlo, quindi oggi l'impegno che mi prendo è di trovare il modo per dare non solo voce a delle richieste, si tratta solo di dare voce a delle richieste, ma di dare spazi di esercizio di responsabilità anche rispetto a proposte che riguardano sé e il proprio futuro. Io credo che il nuovo piano, che così bene è stato individuato dal dottor Fortunati, che ha già individuato, l'osservatorio sta lavorando in modo molto serrato, molto puntuale, con un livello tra l'altro davvero di riflessione altissima, di cui sono molto ammirata e orgogliosa, perché è veramente un lavoro di alto, credo che potrà dare davvero una prospettiva di alta speranza e di alto coraggio alle nostre politiche per i prossimi anni. Ecco, io credo che dentro questo piano il modo con cui noi potremo coinvolgere questi ragazzi già da ora potrà dire anche certificare, diciamo, una responsabilità nuova che ci assumiamo anche verso questa generazione. È una generazione a cui vanno i nostri impegni però anche su politiche strutturali. Più volte ho voluto sottolineare quanto noi stiamo facendo un esercizio storico del tutto inedito.
stiamo prendendo senza, diciamo, limiti finora in qualche modo, cioè ci siamo davvero dati un grande margine, le risorse dei nostri figli, del loro futuro, siamo andati nel loro futuro e le abbiamo trasportate indietro. Quindi le risorse che oggi noi dobbiamo usare, perché il nostro paese, l'Europa, oggi ha bisogno di usare queste risorse, o sono risorse che usiamo per un investimento, per preparare quel futuro che altrimenti sarebbe svuotato per i nostri figli, o facciamo un furto storico che mai ha avuto prima uguali. E siccome noi non vogliamo caricarci di questa responsabilità negativa, ma di invece una responsabilità positiva e coraggiosa, che è quella di dire osiamo scelte alte, osiamo anche l'utilizzo da un punto di vista delle dinamiche europee di risorse importanti, come mai prima d'ora, perché oggi è il tempo di far svoltare la storia. Ecco, io credo che questa responsabilità, guardando negli occhi ciascuna bambina, ciascun bambino di cui domani celebreremo i diritti, noi dobbiamo assumercela. La nostra responsabilità oggi è far sì che ci sia un tempo in avanti, un divenire per queste bambine e questi bambini, che non solo tuteli oggi i loro diritti e li protegga, ma che ne promuova la piena, come dire, realizzazione di tutti i sogni, di tutti i desideri, perché il futuro si può generare solo se questi sogni e questi desideri diventano progettualità storica. Noi lo vogliamo fare anche con un'azione precisa dal punto di vista del nostro paese. Nell'ambito del piano per la Next Generation, il tema educativo sarà un tema prioritario, lo sarà attraverso il piano strategico per gli asili nido, per arrivare almeno al 50% di un'offerta formativa in tutti i territori del nostro paese. Lo facciamo con uno straordinario investimento educativo, soprattutto in quei settori che sono stati richiamati a essere settori di particolare disparità e di disuguaglianza, quali ad esempio la matematica, le materie STEM e il tema del digitale. Un piano di formazione al digitale, un piano straordinario di formazione, in particolare partendo dalla matematica dei primi anni di vita, perché è vero che sono quei settori e quelle discipline nelle quali le disparità di genere e le disparità sociali trovano un'amplificazione, e sono invece altresì materie che possono aiutare da un punto di vista educativo un approccio di empowerment, di acquisizione di fiducia, di costruzione di processi di investimento su sé, le proprie potenzialità, che possono aiutare le ragazze e anche le situazioni invece di fragilità a poter emergere. Il tema della povertà educativa è un tema che oggi ha subito un forte aggravio, anche dovuto alla mancanza di quelle reti di tenuta, di quelle reti di sentinella che si sono interrotte per un piccolo lasso di tempo, ma che in quel lasso di tempo hanno mancato di quella prossimità necessaria, e quindi bisogna recuperare, come è stato detto, bisogna anche recuperare tutta una fatica complessiva di un paese che altrimenti rischia di caricarsi solo sulle nuove generazioni. Per questo, oltre a tutti gli investimenti sull'educazione, in particolare ci sarà in uscita, insomma proprio nei prossimi giorni, siamo alla definizione degli ultimi dettagli tecnici, un bando rivolto ai comuni per progetti di contrasto alla povertà educativa, a cui però in modo straordinario ho deciso di affiancare di 15 milioni, altri 10 milioni per un bando invece rivolto sempre sul contrasto alla povertà educativa ai soggetti del terzo settore, le associazioni e le scuole. Quindi un piano, diciamo, ampio di 25 milioni, 15 rivolti principalmente ai comuni, eventualmente in partner con gli enti del terzo settore, le associazioni, le scuole, e un secondo progetto di 10 milioni principalmente dedicato invece al mondo del terzo settore. Arrivo al Family Act. Un anno fa il Family Act era solo annunciato, oggi il Family Act è un disegno di legge approvato dal governo che è in Parlamento. Il Family Act è per la prima volta nel nostro paese una riforma delle politiche familiari che mette al centro le bambine e i bambini. La chiave di volta su cui il Family Act è stato costruito è la centralità della persona e dei bambini e delle bambine, e l'assunzione di una responsabilità collettiva, principalmente sull'azione educativa. Quindi proprio le parole che sono risuonate in questa mattina. Dopodiché il Family Act ha voluto dare un approccio integrato ed integrale
perché vuole essere una legge di investimento, una legge proattiva, non è una legge di politiche socioassistenziali, è una legge di attivazione di processi e di dinamiche sociali che investano in umanità, che investano nel futuro dei giovani, attraverso una risposta però oggi di concretezza, ma nello stesso tempo con uno sguardo sempre di attivazione in un tempo che si deve, come dire, susseguire. E quindi sono strumenti, quelli proposti nel Family Act, che da un lato rispondono appunto ad alcuni elementi e carenze che ci sono nel nostro paese, dall'altro costruiscono relazioni e processualità che quindi diventano attivazione anche di un paradigma sociale differente. L'assegno unico universale lo abbiamo voluto anticipare, mettendo da subito le risorse, a partire dal 2021, perché riteniamo che in questo momento il Paese abbia bisogno, soprattutto per quanto le famiglie, di uno strumento certamente di sostegno economico, ma che metta al centro le bambine e i bambini, un assegno mensile per tutte le bambine e i bambini e quindi conseguentemente per tutte le famiglie. Ma il carattere di universalità dell'assegno è perché si rivolge a tutte le bambine e i bambini a cui oggi, in questo momento di post-pandemia, in modo anche più urgente vogliamo dare non solo un sostegno economico oggi, ma una prospettiva di accompagnamento per tutta la loro vita, mese dopo mese. In questo senso c'è un'azione di strutturalità e di stabilità. Non è un elemento di assistenza. Riconosciamo che a quei bambini e a quelle bambine noi dobbiamo valore perché loro sono portatori di un valore sociale straordinario. D'altra parte, tutto il Family Act non poteva basarsi solo sull'assegno unico e universale, ma è una legge che definisce una progettualità di paese e quindi, nel suo interesse, prevede la riforma dei congedi parentali, un investimento straordinario sull'educazione, alcune misure le abbiamo già anticipate, sugli asili nidi, il riconoscimento che le famiglie nell'atto educativo producono valore sociale, quindi queste spese vanno riconosciute come un atto di contribuzione delle famiglie e quindi vanno defiscalizzate e quindi vanno sostenute. C'è poi un investimento straordinario sul lavoro femminile e un investimento sul protagonismo, l'autonomia e il lavoro dei giovani. È una riforma integrata che mette al centro la persona ed è una riforma che attiva un investimento di responsabilità verso le nuove generazioni, a cui oggi però già diamo pieno diritto di cittadinanza. Io penso che sia un passo storico, sono contenta che su questo ci sia quella trasversalità di condivisione politica, che è quella che anche i presidenti hanno spiegato all'inizio del loro, dell'intervento di questa giornata, perché la trasversalità di adesione sull'impegno, sulle politiche familiari, sulle politiche educative, dice di un paese che ha come priorità il proprio futuro già nelle scelte e delle responsabilità che oggi mette in campo. Chiudo dicendo che l'anno scorso avevamo in qualche modo osato sognare un tempo di speranza. Oggi parlare nuovamente di speranza è più faticoso. Sono convinta però che ci sia una possibilità che tutti noi ci diamo. Mi ricordo che l'intervento della Garante per l'infanzia ci aveva richiamato anche rispetto lo scorso anno la dottoressa Albano su questo a mettere al centro, come dire, quello sguardo un po' di profezia delle bambine e dei bambini. Sono felice che quest'anno abbiamo la nuova garante nominata, che spero possa prendere ufficialmente il ruolo e poter iniziare a lavorare davvero insieme alla dottoressa Garlatti per il prossimo impegno. E su questo quindi oggi torniamo a quello sguardo. Noi sappiamo, e ricito di nuovo Don Milani, che quello cui noi oggi siamo chiamati, mai come oggi, prima di allora, è avere lo sguardo del maestro, cioè di colui che sa intuire nello sguardo del giovane, del bambino, della bambina che ha davanti, quegli orizzonti di futuro che a noi, al mondo adulto oggi, non sarà dato di vivere, ma che noi dobbiamo permettere che quel bambino, quella bambina possano costruire, al di là della semplice intuizione che hanno,
perché saranno i loro orizzonti dell'oggi, saranno i loro orizzonti di responsabilità storica per generare nuova possibilità. Allora questo spazio di intuizione che la nuova generazione ha va esplicitato, ma nello stesso tempo questo ci consegna una responsabilità ancora più grande, che è quella di chi sa accompagnare la realizzazione di un mondo migliore che noi non abiteremo, con quella generosità che è chiesta nell'atto della generatività, ma sapere che questa responsabilità storica o la esercitiamo adesso con scelte concrete, oppure priverà di futuro e quindi di un oggi di possibilità e di speranza i nostri figli. Io credo che questa sia forse la scelta che oggi noi siamo chiamati a fare, e sono convinta che il Paese, l'Italia e l'intera Europa siano pronti a farla. Quindi davvero chiudiamo questa giornata con uno sguardo di possibilità e di speranza che dica tutto la concretezza, diciamo, delle nostre intenzioni. Grazie. Ringraziamo la ministra Bonetti per questo orizzonte che desidera regalare alle nuove generazioni, questo sguardo di speranza che diventa uno sguardo di possibilità. Credo che sia veramente questa l'azione a cui tutti, ognuno con le proprie competenze, ognuno con il proprio ruolo, siamo chiamati. Grazie davvero a tutti gli ospiti che sono intervenuti, grazie a chi ha organizzato questa giornata, grazie al Dipartimento per le politiche della famiglia, grazie alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, e grazie anche a tutte le persone che nel dietro le quinte hanno permesso che questa giornata, questa sfida alla pandemia per l'infanzia e l'adolescenza, potesse essere così come è stata. Chiudo una piccola poesia di Bruno Tognellini sul diritto all'educazione, perché in poche parole dice tutto, e dice: se mi insegni o lo imparo, se mi parli mi è più chiaro, se lo fai mi entra in testa, se con me tu impari, resta. Credo che sia questo quello a cui siamo chiamati, esserci ed esserci insieme. Grazie davvero a tutti, buona giornata dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza.